sia, è un po' torta. Aspetta. Così. Vai. Ciao ragazzi, questo è PC Attack, il grande programma sui computer che vi mostra e vi mostrerà che non serve essere dei cazzo di geni per montarsi un proprio PC da gaming. Ci siete ragazzi? C'è qualcuno? No, non ci sta vedendo nessuno. Ma che palle! Che cazzo! Quindi, allora... Su Discord l'hai messo. Come? Su Discord. Che cosa? L'hai spammato su Discord? Non l'ho spammato. Perché su no? Vado a spammare su Discord e torno! Hai fatto malissimo. Aspetta. Allora. I piccoli del tavolo sono morti. Hai preso il tuo. Venite in live. Everyone tag. Everyone tag. Tag. Attenzione, stai per mandare questo messaggio a più di 60 persone. Certo! Sei sicuro? Non certo stai che siamo sicuri. Ma sei non sicuro? Si vede. Si vede in realtà. Va bene. In realtà sotto c'è OBS che sta girando. Perfetto. Sono cose che dovrai imparare. Certo. Quando dovrai, sei quando la sole con quel... No, guarda. Ti dirò. Guido ho, meglio ho il mio fascino. Quindi... Cosa sono quelle tette? Ah, questo è il video che ha messo Extor su Tetris in versione anime. Ok, interessante. Molto. Allora, torniamo con Ghir che tanto... Ah, è vero! Sotto sta lavorando, capito? Quindi tu stavi inquadrando là mentre mi parlavi. Meno male non ho inquadrato altre cose. Che cosa stavi inquadrando? Non lo so. E allora, attacco! Andiamo sul nostro coso... Ridò questi a nonna. Come? Perché non li fare devi spiegare mucciotto. Che cosa sono le cose che ti fai, ti levi gli occhiali prima di iniziare e vabbè. Se no nonna non vede dove deve inquadrare, infatti già non stavo vedendo. Quindi intanto oggi siamo qui con nonna. Nonna, inquadrati. Ah, io inquadro. Ciao, saluta la gente da casa. Lì c'è anche Irene, ciao. E siamo qui per montare tutta questa roba. Sembra Lucignolo, è diventato Lucignolo adesso. Allora, ma andiamo a vedere. Basta, ubriaco. Cosa serve per questa parte? Cosa serve, quali sono i materiali, quali sono gli strumenti, eccetera. Cosa serve per montare il vostro PC da gaming? Intanto, vieni pure vicino, vieni vicino. La prima cosa da scegliere non è il case, ok? Questo è il case, ok? Ne scelgo è l'ultimo. Uno. Dipende da voi cosa ci volete montare, però questo è il case che useremo. Un case, non mi ricordo la marca, però... C'ha le luci, questo è importante. Empire Gaming! C'ha le luci? Io pensavo di no. Sì, c'ha i LED sulle ventole. Verdi? Rossi? No, arcobaleno. Ah! Wow! L'unica cosa di questo case che andremo... Due cose bisogna stare attenti su questo case. Questo è peggio. No, è la telecamera. Alza. Su di me. Due cose. La prima è stare attenti quando si apre questo pannello. Ora, questo è bello resistente, quindi non si romperà. Ma alcuni case possono avere il pannello che si rompe più facilmente. Ora lo apriamo, ma giusto perché prendiamo sto pannello e lo andiamo a togliere e mettere da parte, perché non ci servirà fino alla fine. Anzi, alle volte accenderemo il computer senza questo pannello. Questo lo andiamo a mettere nella scatola e ce ne freghiamo. Non lo devo più rimettere. Jimbo ha seguito. Qualcuno sta... qualcuno Jimbo sta... Jimbo sarà Andrea. Gimina, sei tu. Sì. Stai scrivendo mentre sei qui. Sì, Jimbo, ciao. Jimbo è il nuovo rotolino che segue. Grazie Andrea che segui il mio canale su Twitch. Vado a mettere questo nella scatola. Lillo Piero chi è? È Andrea. Allora Jimbo non è lui. È lui, sempre. Ma come? Lui c'ha due nomi. Si chiama Lillo Piero e Jimbo. Dice, mi pare di conoscerlo quel case. Esatto, è lo stesso case che ho montato a te Andrea, che ti ho detto di montare. E faremo la stessa modifica, perché comunque anche lei ha un alimentatore bello grosso, e faremo la stessa modifica di rompere, e adesso andavo a spiegare. Andiamo a spaccare un andiamo a spaccare una parte, ma lo facciamo dopo, prima voglio farvi la carrellata di tutti i pezzi. Vado a mettere queste viti nella...
ciotolina che poi useremo. Le fiti. Vabbè, fai vedere cosa serve intanto per assemblare un case. Poi vedremo la seconda cosa, che è spaccare in questo case per dare spazio all'alimentatore. Lo mettiamo da parte. Poi, da cosa si parte? Di solito si parte da due cose. La CPU, che in questo caso per un PC da gaming medio-alto, ma abbastanza buono, si usa un i5 di decima generazione che ha il socket 1200, quindi avremo un attacco di ultima generazione, così da poter diciamo migliorare la CPU in futuro. Quindi in questo modo dobbiamo poi di conseguenza scegliere la scheda. Cosa? Non hai letto, mi hai detto allora all'attacco. L'ho detto prima, quando ero seduto là, ho detto che all'attacco. Non t'ho sentito, cazzo, siamo in due, non è che c'è da sentire tante cose. Comunque, questa è la scheda video, che è la scheda madre, scusate, che ho scelto. Perché c'ha l'Aura Sync, quindi potete scegliere un po' di tutte le luci, se ci attacchi luci varie. È buono poi Asus, quindi di solito eviterei per un PC da gaming ASRock, che è economica, però non è proprio da gaming. Potete andare su Gigabyte, MSI, Asus, o se proprio volete Asus ROG, ma proprio se avete i soldi da spendere. Qui diciamo il budget, siamo stati sotto i 1000 euro. L'alimentatore e la scheda video. La scheda video che abbiamo scelto, l'abbiamo scelta perché stavano mancando. In pratica questa è buona, non è la migliore, però sul mercato adesso stanno scarseggiando tutte le schede video. E Andrea, Jimbo Lillo Piero, è uno dei pochi fortunati che è riuscito a prendersi un Nvidia 16060. Quella che doveva prendere, ma te l'ha rubata. In un mese non è mai... la super. Esatto. E quella sarebbe stata... Quindi ci siamo buttati sulla Radeon, che è la concorrenza della Nvidia. E questa però ha più giga di RAM dedicata per rispetto alla 1660 Super dell'Nvidia. Ce n'ha 8 invece che 6. È un po' più meglio. Ha una frequenza un po' più bassa, ma riesce comunque a dare un buon apporto alla grafica, soprattutto è anche VR ready. Quindi Nana, te ti piace il VR? Non ce l'ho, però. Però ce l'avrai. Chissà, forse un domani si potrà andare a prendere. E prendere. Tanto è il futuro, il VR è il futuro. La gente non lo sa ancora. Noi siamo stati in un parco VR. Esatto, noi siamo stati in Giappone, a Tokyo, in un parco tutto a tema VR, eravamo sui kart. Poi magari... E altre cose, sì. Però soprattutto in Mario Kart in VR, ragazzi, Mario Kart in VR. Prendevi la banana e la lanciavi di lato. Bellissimo. La pesca. Però Mario Kart in VR. E non la mela. La pesca, non la mela. Poi, abbiamo detto della CPU, che abbiamo scelto l'i5 di decima generazione, un 10400, la scheda madre. L'alimentatore di solito si sceglie in base a che scheda video si va a prendere. Questo perché? Perché di solito per un PC da gaming va preso modulare. Quindi mi raccomando, quando lo scegliete. Abbiamo scelto un 650 di watt. Se avessimo preso magari una serie 2000 dell'Nvidia, che però costano ancora troppo, o una serie 3000 che hanno il prezzo giusto ma sono introvabili, e la mia deve ancora arrivare, e anche quella di Aurelio, che poi monteremo anche il suo PC. Purtroppo, diciamo, è meglio buttarsi su un qualcosa da 650 invece che 750. Non è detto che con questa non riuscireste a far girare anche le serie successive, cioè dovrebbe bastare. Poi abbiamo scelto 16 GB di RAM DDR4, 3200 MHz, anche se il processore dovrebbe portarle a 2666 massimo, però se un domani le puoi sbloccare non sentirai la differenza, tanto non ti preoccupare. Però se vuoi un domani poi le potrai sbloccare. In realtà sulla carta dice 2666,
ma in realtà si possono portare a 3000 secondo me come frequenza. E poi abbiamo l'SSD da 1 TB tranquillissimo della Kingston, giusto per andare sul sicuro. Poi se vuoi un domani aggiungere hard disk. Che succede? Chi dice? Rosario sei abbonato. Ciao Rosario, Rosario sei abbonato. Rosario sei abbonato. Grazie. È un rotolone? Sì, è un rotolone, sei abbonato. Grazie Rosario. Ricordo a tutti che vi potete abbonare gratuitamente se avete Amazon Prime. Io mi becco 2,50€ finché non raggiungo 100€, quindi me ne servono 40. Cosa mandi ai tuoi abbonati? Un rotolo di cartigena? C'hanno le cose, le emoticon. Adesso sono un rotolone. Un rotolo di cartigena. Sapete le emoticon migliori? Cosa di fisico? Gli offrirò un caffè quando li vedo. Non lo vero. So. Non è vero. Mando foto di piedi. Mando dei piedi, non i miei, perché sennò non mando piedi. I pezzi abbiamo finito. Aspetta, con la vinilica. Quelli sono gli strumenti. Strumenti. Strumenti che un classico cacciavite a stella. A stella. Ok, mi raccomando bambini. A stella cometa. A stella cometa. Stella arrotondata. a stella arrotondata. Poi. Rosario ha detto, ti prego Livio, voglio il tuo alluce peloso. Aspetta, quando sei peloso. No, basta. Allora, poi ci serve un altro cacciavite. Se vedono il pollice, l'alluce non si può. No, su Twitch si può fare. No, l'alluce non puoi farlo vedere. No, quello no. Capezzoli sì, ma l'alluce no. Ok. Allora, poi serve un altro cacciavite a taglio. Questo da stella, però più piccolo. Questo perché? Perché quando andremo a montare questo, che è l'SSD, l'hard disk, non è l'hard disk, è l'SSD, servirà più piccolo. Cacciavite della Helix, famosa marca. Sì, famosissima marca, i primi, in realtà erano quelli che stavano dentro la cassetta degli attrezzi. Sì, non è che la cassetta degli attrezzi si è comprato con dentro i cacciaviti, Questo era uno scoop. Già. Scoop. Quindi, abbiamo visto i due tipi di cacciaviti che vanno usati. Se ve ne serve degli altri, li prendete. Cioè, questi sono i principali. Poi, forbici dalla punta a punta. Per scassare il case? No, quello useremo le pinze. Mm. Questo serve per aprire le cose quando non bastano le unghie. Ok. Allora, Rosario dice, Livio, scusami ma sono entrata adesso, cosa stai facendo? Come sembri un barbaro guerriero alle prese di un test di intelligenza. Stiamo facendo un art attack, non è stiamo chiaro. Stiamo facendo un PC attack e spiegheremo a tutti i nabbi come costruirsi un proprio PC da gaming, perché la PS5 è introvabile e soprattutto troppo cara. In realtà un computer da gaming è più caro di una PS5, sono d'accordo. Ma dura di più e i giochi che comprate, non li comprate, ve li regalano. Andate su Epic Games, ogni giorno c'è un gioco gratis. Andate su un euro, 3 mesi di Game Pass. Vi rendete conto? Puoi fare tipo, come si chiama? Amici! No, Alessandro Orlandi. Che? Quello dei tappeti. No, io farei il baffo. No, vabbè, quello Amici. È ansia. Quindi, mi interessa, ha detto. Quindi, signori. Non ha senso, secondo me, a ora comprarsi una console. Meglio comprarsi un PC fatto bene che vi duri nel tempo. Che cazzo ha detto? Lui dice, grazie a te, adesso sono tornato ad essere un videogiocatore. Io direi, per colpa tua. Per colpa? Ragazzi, ma che si deve fare in questa quarantena? Ah, cioè, Dani Official, che non so chi sia. Ciao Dani Official. Dice, io non riesco a giocare senza laggare con una RX 570 8 GB e i7 4770K. Allora, lo vuoi rileggere? Perché RX 570 da 8 GB, questa è una RX 580 da 8 GB. Il processore è un po' vecchiotto, cioè di quarta generazione. Voi avete preso quella di quinta. Questo è di decima generazione, di un i5 di decima generazione, è più potente di un i7 di quarta generazione. Quindi io ti direi, o aumenti la RAM,
o di cambi processore, essendo un i7-4000 dovrebbe essere LGA 1551, quindi potresti prendere fino alla nona generazione senza cambiare la scheda madre. Ha detto 16 RAM. Aumenta la RAM, se proprio, perché la scheda video ti va benissimo, ti basta per qualsiasi 1151 cosa. Dice 1151, sì, 1151. Io non sono te. Quindi sì, puoi arrivare fino alla nona generazione dei processori dell'Intel. Non è detto, perché ci sono delle schede madre che hanno dei chipset che non supportano magari l'ottava o la nona. Diciamo l'ottava o la nona hanno bisogno, mi pare, degli Z470 di chipset. Come vedete, ogni scheda madre ha dei codici. Questa è la Prime e il modello, però questo qui è il chipset Z490. Diciamo, per l'ottava generazione mi pare bisogna partire da 470 o 480 o appunto 490, che supporta anche fino alla decima generazione. Dice il miglior processore 1151 e è diventato un nuovo orfelino, ci segue. Oh, grazie mille. Il miglior processore dell'1151 è l'i9 della nona generazione, ma costa una fraccata di soldi. Ti conviene piuttosto andare su un i7 9700 o 9700K. Però, diciamo, costicchiano. Forse ti conviene veramente passare, cioè, con lo stesso prezzo con cui compri magari un i7 9700K, ti conviene prendere un i5, magari anche il minore, quindi non per forza il 10400, ma con una scheda madre nuova. Ti tieni la RAM, ti tieni la scheda video e l'alimentatore, quindi cambi soltanto processore e scheda madre, è la cosa migliore. Ma andiamo avanti. In tutto ciò, Rosario dice: quarantena uguale streaming di Livio. Esatto. E poi fa una battuta bruttissima e io mi rifiuto di leggere, la leggerai tu. Allora, c'è un prezzo, no. C'è un pezzo dell'hardware. Vabbè, Livio, scusami, ho un problema con il mio computer. C'è un pezzo dell'hardware che ruba i bambini. Cosa devo fare? Elimino la ROM? Io mi rifiutavo di leggere, c'è Livio che fino a domani inizia. Potresti essere permabannato come Strumox, ricorda, dissociati, ti mi dissocio, i ROM non rubano bambini. Noi ci dissociamo. E i comunisti non li mangiano. E lui non è vestito di rosso, e io non sono comunista. Vestito di rosso e non sono comunista, e quell'albero non è comprato all'IKEA. Viva Salvini. Mi dissocio. Intanto, visto che stiamo andando velocissimi, metto lui che sarà il nostro sponsor. E Nana si mette a sedere. Ci credo, perché adesso sta per tempo in piedi. Aiuto. Ce la fai? Vai. Siamo ancora agli strumenti, dobbiamo andare avanti perché sennò ci mettiamo una vita. Dice, mi fa piacere almeno averti fatto ridere. Sì, grazie Rosario. Questa è la pinza sono. E servirà principalmente per due motivi. Il primo, i piedini della scheda madre potrebbero essere da spostare, e con la pinza è più comodo. Esiste uno strumento apposta per i piedini della scheda Come madre. Si chiama? Cacciavite a tubo. A tubino. Perché è piccino. Però useremo la pinza perché è più comoda e basta svitare, riavvitare. E in più ci servirà per togliere, scassare il case. Bello, scassare il case. Il nuovo mi scassa il case. Subito, è nuovo, di pacca, si toglie e si apre, perché se no lui, questa bestia, non ci entra. Poi, strumento fondamentale, se non ce l'avete andate a correre a comprarlo, non per montare il computer ma per tutta la vita. Una ciotolina magnetica per le viti. Questa è fondamentale. Ci potete mettere tutte le cose magnetiche, potete magnetizzarvi i cacciaviti e starete bene tutta la vita. Poi la famosissima colla vinilica e la carta igienica. Infine, per festeggiare, avremo uno spritzettino offerto da Luca. Yeah, grazie Luca. Altre domande. Dice, ma la mia RAM è DDR3 compatibile? No, aspetta,
hai processori nuovi. No, se hai DDR3 non devi cambiarla. Non scheda madre, no processore, non so cosa intendi. Esatto. No, se sono DDR3 devi cambiare del tutto, non mi ricordavo che la quarta generazione girasse ancora in DDR3. Quindi... No, però dice è compatibile ai processori nuovi. No, cioè se cambi la scheda... Se hai 16 giga di DDR3, allora quello è il motivo per cui laghi. E neanche il processore, perché il processore è un buon processore, il 4000 dell'i7. Aveva 8 giga, dicevo. Ah, allora dai. Vabbè che... Cambia. Scrivici a modo che cos'hai e così possiamo risponderti, esatto. Perché così è un po' di confusione. Ma se hai DDR3... passa avanti, perché anch'io fino a 6 mesi fa continuavo a giocare col computer, avevo anche AMD, quindi un processore molto vecchio di AMD, ma continuavo a... che fa? Sta distruggendo la cucina. E con le DDR3 si va troppo lenti, cioè con 16 giga di DDR4 è come avere 32 di DDR3, e tu ne hai 8? Fatti delle domande. E prendi il portafoglio e inizia a comprare qualcosina. Magari ti sei perso il Black Friday dove c'era qualcosina buono. Magari ora a Natale scende qualcosa. Però non è ora, diciamo, il momento ottimale per comprarsi un computer. È stato un mese o 2 mesi fa, diciamo. Nana ne ha approfittato un pochino, e è riuscita a trovare qualcosa un po' più a sconto. Andiamo quindi a montare. Iniziamo. Carta igienica si rimette a posto, perché non ci serve veramente anche la colla vinilica. Stava veramente prendendo la colla. Gente che era già lì pronta con la colla vinilica. Fatto? Allora, per prima cosa prendiamo il case, lo corrigiamo su un lato e la cosa migliore è anche, visto che ci sono delle cose magnetiche come questa. Buzz, allora aspetta. Ciao Buzz. Allora, prima c'è Rosario che dice comunque auguri a Nana per il nuovo PC. Grazie Rosario. E Buzz dice, volete assemblare un PC con la colla vinilica e carta igienica? Ah, ecco. Allora, Dani risponde, il mio PC ha una RX 570 GB, 16 RAM, beh, leggitelo te, io sono... DDR3, no, devi andare... Allora, l'alimentatore lo potresti anche riutilizzare. E l'SSD io ne prenderei uno da 1 TB, visto che adesso costano quanto magari hai pagato il tuo da 240. E se è SSD SATA, meglio di no, meglio prendere un SSD M2. Gli M2 sono fatti così e si attaccano direttamente sulla scheda madre, non prendono corrente, quindi non hai bisogno di mettere un cavo che parte dall'alimentatore e va verso l'SSD. Che è? È mio, poi ci penso io. Che succede? È la mia sveglia. C'ha una sveglia. A quest'ora? Lei c'ha le sveglie così. E sì, tieni, mettilo là, mettilo là, così poi leggiamo che cosa ci dicono. Qualcuno ha scritto qualcosa? No. No, niente. Ah, ecco. No, scusa che aveva detto, ah, ecco, perché okay, quando hai fatto... Queste altre due viti le mettiamo qua. Hai finito di spiegargli, quindi? Sì, penso di sì. Penso che sia chiaro quello che... Siamo l'altro portello. Poi c'è altre domande. Se hai altre domande, io... Livio, per pulirlo che portello devo togliere? Quello che hai appena tolto? Per pulirlo, poi. Per pulirlo, no. Per pulire, se vuoi pulire, è solo il pannello, quello di... Di vetro. Non è vetro. Quello trasparente. Quello trasparente... meglio se togli questo, perché quest'altro di solito non ci arrivi. Qui sarà coperto, c'è la scheda madre, c'è il retro della scheda madre. Questa parte qui si usa per il cable management. Ti piace questo inglese? Inglesismo. Serve per appunto gestire e far passare i cavi da una parte all'altra senza farli passare tutti dove sarà a vista. Ok? Pulirlo, ne parleremo magari dopo, dove va si bene. Sporcherà. In realtà le ventole sono principalmente le ventole, però sopra, la ventola del processore sopra, sopra qui e poi qui di lato, come a me ce l'ho lì sotto,
qui diventa polveroso perché c'è la ventola principale. Okay. A te diventerà polveroso di lato. Se lo tieni su una scrivania ti diventa meno polveroso. Ma mi conviene metterlo sulla scrivania? Se però, hai spazio sì. Però una scrivania non aperta come la tua, quella con il coso sopra, con lo scaffale sopra, quindi un po' chiuso. Meglio di no. Meglio in terra allora. Okay. Se è una scrivania aperta, allora meglio sopra. Io non ho spazio, quindi ho dovuto metterla a terra. Però sì, preferibilmente meglio metterla a terra. Poi, togliamo quello che c'è. Busa dice, si piglia il compressore e si soffia a marrano. Allora, sì, dovresti portarlo fuori, perché se lo soffi in casa è un casino. Però sì, bisogna stare attenti, perché alle volte col compressore si rischia di far girare troppo veloce le ventole e i cuscinetti si rovinano. Quindi è meglio un pennello e l'aspirapolvere a mano. Ce l'ho. Ce l'ho. Perfetto. E poi vabbè, c'è Rosario che parla del live e non sa se fare il mago, il medico alchimista o il mago alchimista. Medico alchimista, servono sempre i medici. Perfetto. Soprattutto in questo periodo. Sì. Certo. Perché io ho paura che tanto adesso i master torneranno e diranno: oh, ma facciamo un bel live a tema pandemia, ma vaffanculo, un anno intero di in casa e che poi cazzo di idea è fare un live a tema pandemia? Io ho già giocato a un live a tema pandemia. Sì, ma non di questo periodo. Non in questo periodo, esatto. Le pandemie sono belle quando non esistono. Esatto. Che mi stanno guardando, Quanto? 8 e quanti bot? No, bot mi pare nessuno, perché nessuno sta spammando, quindi... vi ricordo che se avete Amazon Prime potete... Questo, ok... Non volevo farlo vedere, no, volevo... Citavi le cose! Se avete Amazon Prime potete iscrivervi gratuitamente per un mese al mio canale e darmi 2,50€. Come se fossi un barbone, tipo per e strada. E poi ha detto lì vi manderà le foto dei piedi. Manderò foto dei piedi perché sia buona. Perfetto. Questo che stavi inquadrando è lo speaker che fa beep quando si avvia il computer. Ok. Tutto qui. Lo mettiamo da parte, se non ci serve, ora ci servirà dopo. Tutte queste viti. Comunque voi non vedete Nana, ma Nana gli manca soltanto il gatto sulle gambe e poi è un malefico cattivo. Perfetto. Si vede? Sì. Perfettissimo. Andiamo quindi a togliere... districare. Che Rosario ti dice: Livio, usa bene i miei soldi, compra le carte Pokémon. Cosa? Che ci fai Livio con le carte Pokémon? Io non compro le carte Pokémon. Le mie vecchie carte poi le devo raccattare, che magari valgano qualcosa. Allora, cosa particolare di questo case che mi è piaciuta è questa schedina qua. Questa scheda qua connette tutte le varie. Questo leghino non serve a niente. Lo tolgo. Questa scheda connette tutte le varie ventole, quindi abbiamo una dietro e tre davanti, quindi sono quattro, vedete? E gli permette quindi di avere tutta la corrente senza dover attaccare singola ventola sui vari sulla scheda madre, diciamo, quindi è comodo per questo. Intanto tolgo questi leghini che non so che ci stanno a fare, dopo magari li mettiamo se vogliamo fissare cose, ma ora non ci serve. Inoltre andiamo a caricarlo. E ora c'hai tutti i fili al giro. Sì, ma va bene, tutti i fili al giro vanno bene. Lo corichiamo e andiamo a vedere se la scheda madre sta bene su questi piedini oppure bisogna spostare questi cosini dorati. Ok, questi dorati sono i piedini dove la scheda madre va fissata. Apriamo la scheda madre e come prima cosa andiamo a prendere la mascherina. Quindi, mascherina? No, non la mascherina quella! Pensavate che ci fosse il Covid dentro la scheda? E chi lo sa? Dov'è la mascherina? Era sotto. Tanto questa la appoggio qui, tanto... in modo precario, mi raccomando. Giusto, così se cade. Così se cade. Mamma perde 20 anni di vita. Sì. Questa è la mascherina di cui stavo parlando, ok? È argentata, è in alluminio, leggero, e va messa qui. Ok? Non ci arriva tanto. Allora, aspetta, farlo vedere da qui. Allora dice, comunque grazie, ho sbagliato, la mia scheda madre è socket 1150, mi dici il processore socket 1150? No, va via no. Rosario. Ciao Rosario! Allora, è miglior
non ti conviene proprio spendere soldi. Allora, intanto non le trovi adesso i processori per l'1150, perché se trovi trovi roba usata. E ti conviene piuttosto cambiare. Dice Rosario, visto che mi sono abbonato me lo merito uno spammino veloce veloce. È vero, dovete guardare Cascoon Network, lo trovate su su YouTube, quell'altra piattaforma. Non so se su Twitch si può dire YouTube, e su YouTube non so se si può dire Twitch. Non hai abbastanza iscritti per farti per farmi bannare? Perfetto. A posto. Potrai dirlo. Quindi qui. Adesso dire quello che vuoi. Vado a prendere al volo. Prendo al volo. Perché il... avete delle mani lì? Scusate. Le manine? Ma abbiamo male. Le mani. A sono mani da spedire agli abbonati. No, per fare ciao. Allora, vado... Anch'io, dammi uno. Vai. Cascoon Network. Prendo... Questo è il canale di Rosario, che se volete vi dovete... seguitelo. Mi stai facendo... Ah! Perché basta fare queste cose creepy. Una cosa... E ci metti la sigaretta e fumi, che fai? Che ci fai? Niente. Le bacchette, no, no, le bacchette. Un piccolo batticino. L'abbiamo già fatto, il batticino è la prima cosa che abbiamo fatto. Una piccola preghiera, vuoi fare? Comunque, no. Rosario fa dei video che a me piacciono particolarmente, non mi sta inquadrando. Tagliato. Che mi piacciono soprattutto il definiamola, che è un gioco di parole sul definiamola, di avere certi stereotipi e definiamo le parole. È bellissimo, bravo Rosario, continua. Grazie così. Specialmente a Nara dice. Ciao! Ciao! Aspetta, saluta. Con la manina. Oh. Allora, eravamo arrivati alla mascherina. Mascherina da mettere qui sotto. Mi raccomando, quando mettete la mascherina... Quindi quando dicevi del processore, alla fine... Compra anche la scheda madre nuova. Processore nuovo, scheda madre nuova. Non ti fossilizzare sul socket. Mi dispiace, perderai RAM, perderai il processore, perderai la scheda madre. Ma ne guadagnerai dopo, perché tanto ti tieni. La scheda video te la tiene uguale. L'alimentatore te lo tiene uguale. Diciamo, il case te lo tiene uguale. Molte cose puoi toglierle, ma puoi rimanere senza problemi, diciamo sotto i 300, secondo me sotto i 300 euro ce la fai, 300-400 euro. Com'è? Ha scritto come la scheda mamma. La scheda mamma è qua, tranquillo, è sana. Stavamo mettendo la mascherina per, mi raccomando, i buchi, che sono quelli dell'audio, vanno sotto, quindi nella parte verso il basso. E piccola cosa da ricordarsi, se ci sono delle linguette come questa, allora ok, l'hai rincorata della scheda mamma. Scheda mamma è viva. Queste qui, fate un pochino di pressione così, leggera, leggera. Ma si vede, c'hai i diti davanti. La faccio così. Fate un pochino di pressione verso l'insù, diciamo, in modo che quando poi metterete la scheda video, la scheda madre, non andate a tirarli o metterli dentro le porte, perché il rischio c'è, è una delle cose che può succedere. Quindi un pochino di pressione, giusto per lasciare lo spazio poi alle porte quando arriveranno. E qui ci sarà l'HDMI e una DisplayPort, ma non ci serviranno, perché in realtà quelle le porte video che useremo saranno quelle dentro alla scheda video. Qui c'è il cavo davanti. Mi raccomando, dovete sentire il clac? È soddisfacente. Sì. Sentila. Ah. Ok. E una volta messa la mascherina, togliamo la scheda madre. Allora, scheda madre, c'è chi prima mette il processore. Sempre Dani dice, ultima volta non ti rompo più. non lo monto più sto computer. Qual è il miglior processore economico anche per streamare, registrare e editare video? Ma è l'i5, allora, puoi andare anche su un i3, se proprio non vuoi spendere tantissimo. Un i3 10.100 o 10.300, mi pare, va bene, se proprio non vuoi esagerare.
Xenomi 5. Quanto costa quello? Questo viene sotto i 200, sicuro. Cioè, 164. Questo dovrebbe venire. Sì, mi sembrava 164. Così. Lo trovi a 164. Esiste la versione F. Magari dopo qui. Si possono mettere i link di dopo possiamo cose. Mettere i link. Magari o comunque vi faccio vedere una configurazione standard. Questo qui, diciamo, c'è anche la versione F che può costare una decina, 10-20 euro meno. La potete trovare. Versione F cosa vuol dire? Vuol dire che non ha la scheda video integrata nel processore, quindi avete bisogno per forza di una scheda video dedicata. Non potete andare ad attaccare queste porte perché il processore non ha la scheda video e quindi dovete metterne una esterna. Andiamo a mettere quindi la... Io ce l'ho tutte e due. Tu ce l'hai tutte e due, ma meglio, perché se magari la scheda video, metti caso, ti si rompe, facciamo le corna, speriamo di no. Che buona, è nuova. È nuova. Puoi comunque continuare a usare il computer attaccando i cavi sulla scheda madre. Allora... Questa è la nostra scheda madre, la facciamo bella. Vedere a tutti quanti. Molto bella. È simile alla mia, manca soltanto il dissipatorino che sulla mia c'è. E qui è più particolare anche. In più, come potete vedere, hanno aumentato il numero... hanno messo la doppia possibilità. Cioè puoi scegliere se mettere 4 pin per la CPU. Questa è l'alimentazione per la CPU. Oppure metterne 8. Noi ne metteremo 8 perché più alimentazione c'è per la CPU, meglio funziona. In più, cosa particolare molto buona è che ha due attacchi per le USB 3. Quindi se frontalmente avesse avuto più USB 3, avresti potuto sfruttarle tutte. Allora dice, dopo mi dai una build per competere a giochi sport, mi sembra non do più fastidio. Meglio se mi metti anche un budget, perché se vuoi competere a giochi sport, oltre alle componenti così, servono anche un buon monitor, perché il monitor è importante. Per giocare normalmente non serve veramente tanto di monitor, però per gli sport sì, perché ti serve un refresh rate anche del monitor, oltre che della qualità della scheda video. Comunque. Sarebbe il tempo di risposta? Il tempo di risposta è un'altra cosa, è il tempo con cui si aggiorna. Non stai inquadrando. Come no? Ma non arriva, guarda. Allora mi avvicino col tavolo, scusa. Sì, infatti. Così. Già meglio. È vero, perché non ce l'ho. È il tempo di risposta. Non di risposta, scusami, di velocità di refresh dell'immagine. Dice in molto ce l'ho, 144 Hz. Sì, sì. Anche 144. Buone periferiche. Quindi. Sì, sì, allora quello ti basta. Quello è già un buon passo per se vuoi competere in eSport. Vedete una scheda madre. Vedete, fatto? Allora, io sto allineando. Piccola cosa, questo case c'ha un cavo messo a cazzo di questa ventola. È fatto proprio male. Lo sto facendo passare un po' a fatica qui. Se servono mani piccine, sai a chi chiedere. Alzo un po' dietro per vedere. Ah, ecco cosa servono. Le mani piccine servono per quello, sì. Facciamolo, ecco, così. Oh. Mi raccomando, quando lo mettete, state attenti che... di non piegare niente su delle componenti. È una parola, lo so, però... Non spaccare niente. Posizionate bene e controllate che da questo lato, di qua... che di qua le porte, quando le vedete, non ci siano le linguette, brava, di ferro che vadano dentro. Quelle che hai piegato prima. Esatto, prima le ho piegate apposta per evitare che... A cosa servono queste cose? Servono per non far toccare la scheda madre con il metallo del case, perché c'è il rischio che vada in cortocircuito se una componente di metallo della scheda madre tocca un pezzo del case. Quindi questo è in alluminio, quindi non conduce, è a contatto con il case, ma poi le altre prese sono, diciamo, scaricano e non possono fare cortocircuito. Allineiamo, quindi guardiamo se
i buchini dove vanno messi le viti sono già sui piedini. Se ce n'è qualcuno che manca, quindi guardate bene nei buchini, ce ne sono 6 di solito, dai 6 ai 9, tipo questo buchino qua, sotto ci deve essere il piedino. Andiamo a prenderci le viti che sono qua, e le buttiamo tutte qui dentro alla... Ah, cosa comoda, tac, questo. La ciotolina si può mettere. Aspetta. C'è. La ciotolina metallica. Apro la bustina con le viti. Bravo, e le apro. Siccome Livia è molto maldestro. Non sono maldestro. Con le cose piccole sì. Vabbè, ma quello perché sono abituato a cose più grosse. Ok, guarda che struttura che fa. Un geomag, sì. Queste altre viti non servono in realtà. Sono queste in più, metti, sono, no, le no, perdi? No, non sono uguali, sono diverse, servono per cambiare qui. Vedi, c'hanno i gommini e andrebbero per cambiare le... Guarda, c'è sciotolina magnetica, non male. È comodissima la sciotolina magnetica. Poi invece magnetizza dentro anche i cacciaviti. Esatto. Che serve per tenere la vite e non farla scappare. Esatto. Cioè. Quali sono le viti per attaccare? Perché... Ci sono, diciamo, tre tipi di viti. Ci sono tre tipi di viti. Queste. Aspetta, ve le faccio vedere. A parte queste che servono per... No, questi sono per tenere le paratie, queste qua. Quindi abbiamo una così, un'altra così, un'altra così e basta. Con questi quattro tipi. Secondo voi, quale serviranno per tenere ferma la scheda madre? Questa secondo me. Secondo Irene è questa qui, secondo Nana questa qui, e avete sbagliato perché è questa. Questo vabbè è il piedino che sta sotto. Ma stiamo andando sulle viti più grandi. Non servono le viti più grandi. Non servono. Perfetto, perché questa qui si usa per l'alimentatore o per gli hard disk grossi. Queste qui in realtà non le ho mai utilizzate. No. Sono in più, no. Magari per qualcosa, magari per qualche componente come un dissipatore per la CPU o magari se avete delle pompe per il raffreddamento a liquido. Non avremo raffreddamento a liquido in questo computer, quindi tutto molto più semplice, però andremo a prendere 6 viti di queste qui per attaccare la scheda. Però lei chiede se penso si riferisca alla ciotolina, dice: ma me la regalano quando arrivo ad un livello alto di informatico o devo comprarla? Sì, cioè, al lobby, te la regalano, allora, se la compri al lobby. Sì, te la regalano se la compri al lobby. E se compri il PC Pass o il informatico Pass alla modica cifra di 9,99€, te la trovi al 15° livello circa. Quindi te la danno abbastanza presto, dai. Dividiamo, allora, le viti. 3 e 3, 6. Ok, quindi queste 6 me ne servono. Vado a prendere anche il cacciavite più grande, va benissimo. Che, come vedrete, tac, magnetico. No. Vado a avvitarne una. Qui va fatta pressione sulla scheda madre, se no non si becca il buco. Grazie. Che gli hai spiegato come si guadagna la ciotolina. Io avvito. Mi raccomando, avvitate. Prima ne avvitate una, quella che siete più sicuri che il buco stia scendendo. E poi andate a vedere anche le altre, magari. Cioè una delle regole base dell'informatica. Di montare in croce. Ma questo è anche nel... Ma questo in qualsiasi cosa. In qualsiasi cosa. Anche con i mobili Ikea. Anche con i mobili è meglio in croce. O anche se siete dei meccanici. Quindi prima una in un angolo e poi una nell'altro angolo. E niente, già appena messe due, vedete che i buchi già si sono allineati. Prima, appena avevo messo la scheda, non erano allineati, cioè dovevo spostarla. Però appena messe le prime due, rimane fissa e io posso andare senza problemi a mettere le altre. In fondo daremo una
ultima abitata. Perché c'è scritto su questa scheda madre incredibile? In search of incredible. Ah, incredible. Quindi alla ricerca dell'incredibile. Mm. Tipo si sono fumati l'incredibile, wow. E c'hanno le CPU strafatte. Incredibili? Incredibiru. Incredibiru. Ok. È difficile, no, qui vabbè, inquadrare. Vabbè, comunque sto abitando. Niente di particolare, avvito delle chiunque viti. Chiunque può avvitare, basta avere, sì, un paio di mani. Non così piccole come quelle di prima. Alle volte può capitare che la vite si mette di traverso. Non vi preoccupate, è normale. Voi svitate, rimettete dritto e riavvitate. Non abbiate paura se succede. Nel pane. Oh no! Oh no, è storta! E anche se l'avete messa storta, non cambia un cazzo. Però facciamo le cose bene. Facciamo le cose bene. Lì è così. Mio... sì. Allora, se funziona, perché devo metterci le mani? Perché devo impegnare? Se già appiccichiamola con lo scotch. Esatto. Con la vinica e via. Fatto? Io ho avvitato tutte. E a posto così. Questo. Quindi la scheda madre. Di solito la scatola della scheda madre io la uso per metterci dentro tutte le buste e le scatole piegate. In questo caso forse non ci metterò sicuramente questa e non ci metterò questa, però l'importante è tenere anche, sì, le scatoline. Le scatoline alla fine dell'assemblaggio è bene metterle tutte quante dentro un'unica scatola, anche queste qui. Oddio! Mamma mia, ho sporcato tutto. Vabbè, tranquilli. Oh, che schifo. Tieni! Mi vado a lavare le mani? Ma che ha fatto? Dai, torno subito. Pausa. Pioggia. Facciamo una pausa pubblicità. Sì. Metti un. Aspetta. Esegui interruzione pubblicitaria. Ciao. Ma non l'hai eseguita. Non l'hai eseguita. Però chi non è abbonato non sta vedendo la pubblicità. Qua è che ha detto salute. Ah, ok. Poi c'è una domanda. Sentiamo. Ora quando arriva gli si fa, io non me la intendo. Ma proviamo a rispondere noi, dai. Io direi di no, però. Dai, fai una domanda, vediamo. Ma non so se c'è la pubblicità, però aspetta. Sì, no, ma guarda che c'è sempre. Ma cioè, qualcuno ci sente ancora, può darsi. Non lo so, chiediamoglielo, ci sentono? Non lo so, non sta scrivendo nessuno. Vabbè, ora tanto manca pochi secondi e finisce. Ok. Questo è uno dei pochi metodi su Twitch, dopo che ti hanno attivato la fidelizzazione, mm-hmm, di poter guadagnare. Ok, è finita la pubblicità, quindi come adesso... fai per allora... la fidelizzazione? Allora, per avere la fidelizzazione su Twitch devi fare tot ore di streaming con almeno 3 persone. Tutto? In media. Ti ricordi che io le prime streaming cosa facevo? Facevo dei giochi. Sì. Così sicuramente avevo più persone. Certo. E allora, sono ancora migliore, giochi interattivi. Allora, a parte il saluto di colei che Livio ringrazia. Grazie. E mi sono andato a lavare le mani. Questo perché bisogna lavarsi le mani per evitare contagi e cose varie. Okay. E anche di sporcare le cose. E poi chiede, dato che Livio ne sa, i cacciaviti magnetici rischiano di dare problemi ai circuiti? No. O sono troppo poco magnetici? No, allora, per danneggiare le componenti di un computer bisogna usare un magnete da sfascia carrozza. Questo lo hanno provato su una puntata di Mythbuster. E un hard disk, per intenderci. Ora, componenti queste non può, cioè, danneggiare una scheda madre con il magnetismo? No, non è possibile, penso. Però quello che può essere danneggiato è un hard disk magnetico, quindi quelli grossi col disco. A Mythbuster hanno fatto le prove con un magnete da cucina, un magnete un po' più grande tipo calamita, non succedeva niente. Sono andati in una sfascia carrozze e l'hanno smagnetizzato un hard disk.
Questo lo potete vedere anche in una delle ultime puntate di Breaking Bad, dove appunto la polizia confisca il computer ai protagonisti e loro devono risolvere questa cosa. E cosa fanno? Prendono un magnete, lo mettono in un furgone, vanno alla polizia, accendono il magnete e tutta la stanza si è una delle scene più belle, e anche il coso si cappotta un po' come sono io adesso, un po' cappottato. Ero cappottato. Sì, sì. Andiamo avanti, basta parlare di magnete e smagnetizzamento. Questo è il cavo che un paio di cavi SATA di trasferimento dati che trovate all'interno della scheda madre. Inutili. Ho fatto paura, non me l'aspettavo. Sono inutili. E cosa dovrebbero servire? Servono quando hai un hard disk SATA di quelli office grossi, oppure quelli un po' più sottili SSD. Okay. Noi abbiamo questo e tutto passerà da queste da semplicemente questi pin. Che possiamo già montare adesso. Comunque qua dice: ah figo, vorrà dire che spegnerò il mio super magnete per sicurezza. Attento. Quindi prima di tutto, coi magneti. Non si scherza con i magneti, disse Iron Man. Quindi andiamo ad aprire. Unboxing di questo, molto semplice. Amarrano, questo si prende, questo si può buttare. No, vabbè, te lo metto così. Tieni, non li buttare. Li mettiamo nella scheda. Se poi non funzionano. Vabbè, li mettiamo nella scatola della scheda madre. E come si fa ad attaccare questo? Molto semplicemente, sul tuo computer abbiamo ben due attacchi per gli SSD. Potrei metterne anche uno. Tre. Qui no. Questo no. Questo è per la se volessi mettere una scheda wifi, perché è troppo corta, vedi? Cioè il buco è qui. Ce n'hai uno qui e uno qui. Quello che noi mettiamo lo mettiamo qua in cima. Ok, si attacca così. Serve la luce? No, non penso, non lo so. Si attacca così. Così. Ah. E poi va avvitato qua. Va avvitato qua. Prima inserisci i pin? No, sì, prima si inserisce i pin di lato. Uh-huh. E poi, perché sennò sta ritto. Vabbè, lo vogliamo abbassare. Abbassare. E dovrebbe esserci una vite piccolina. Dove cappero, Dove? Magari era nell'altra bustina. Guarda, ce l'hai nell'altra bustina. Vediamo se non è nell'altra bustina. No, non è in quest'altra bustina. Vediamo se è dentro la scheda madre. Se no, qui abbiamo quelle altre vitine. Possiamo prendere quella, vai. Qui non ce n'è piccina. No, piccina. Ma anche piccina va bene. Vabbè, la puoi sempre stroncare. Vedete, ce ne ho di viti. Sono enormi queste, guarda un quelle po'. Quelle che avevo messo al computer di Elena. Ma sono quelle là lunghe. Eccola, ce n'è. L'ho trovata. Questa è ancora più piccola. Dani chiede quanto costa questo case. Questo case mi pare sia venuto sui 60... 80 mi sa. 80. Allora, la vite che ci serviva era questa qui. Che è piccolissima, è la più piccola anche di quelle che abbiamo visto prima. Ma vedi? Microxica, sì. Perché? Perché sì. Perché è piccola. C'è bisogno che sia piccola. Ma sono quelle che abbiamo usato per sistemare il computer di Elena? No. Mi sa che vengono dal mio vecchio. Dal mio. Sì. Difficile. Sì, questo è il più difficile. Allora, alle volte c'è delle schede che hanno già la plastica. Devi evitare un po' più verso. Ok, eccolo, agganciato. E questo non importa neanche stringere troppo, tanto rimane fermo lì, non si muove. Si la tocca. Ok. Non ho fatto vedere il verso in cui va, però di solito si vede che c'ha una tacchetta l'SSD M2. Intanto Irene sta aprendo. Sennò poi ci si mette 2 ore, esatto. Questo lo levo, no? Andiamo a mettere il processore e infine metteremo la RAM. Anzi, la mettiamo subito la RAM? Ma sì, dai. Andiamo ad aprire la RAM. Forbici, qui servono. Prima l'SSD era facile da aprire.
queste invece servono forbici dalla punta appuntita, aperte le RAM, sono due in questo caso, quindi due da 8, potete anche prenderne una da 16, però di solito potrebbe costare di più. Allora, come sono queste RAM? Di solito vanno messe con, vedete, c'è una parte più corta e una parte più lunga. Guardate un pochino e a occhio si vede che la parte più lunga è sopra e la parte più corta è sotto. Di solito è sempre così. E si vanno a mettere o sulla nera o sulla grigia. Io, se avete dei dubbi, andate a leggere la scheda, il manuale della scheda madre. Di solito come si fa a sapere? Di solito si legge sulla scheda, sul manuale. Se no, puoi anche mettere direttamente su quello più esterno. Di solito è così. Quindi si clicca un po' in su e un po' in giù. E si va prima a quello esterno, se ne salta uno e si va sull'altro grigio. Sono apposta di due colori differenti perché così non ti confondi. Perché così lavorano insieme. Sì, non ti confondi e lavorano sicuramente insieme. E se ne volessi mettere un altro? Se vuoi metterne una sola, la metti sul nero. No, un'altra ancora. Un'altra ancora? In mezzo. O in mezzo, anche di qua. Su questi modelli non cambia niente. C'è più differenza sulle RAM nei server. Mm. Nei server c'è più attenzione a questa cosa. Ce n'è anche di più di banchi per le RAM. C'è più spazi per le RAM. Però in questo caso non abbiamo... Abbiamo solo questo. Se poi non vi funziona, basta toglierle, cioè il gancino qui. Vuol dire che non sono state messe bene. O non sono state messe bene, oppure le mettete sul nero, cioè sull'altro colore. Sempre a coppia, eh. Non fate mai, se state mettendo due RAM, non le mettete un grigio e un nero. No, grigio grigio o nero nero. Andiamo a aprire lo slot per la CPU. Questo si toglie, questo qui. Non toccate mai dentro qui. Aprite lo sportellino. Non toccate mai dentro nel socket dove va la CPU. Mi raccomando. Soprattutto se è una AMD. Se usate AMD, questa roba qui... No, scusatemi, è la CPU che c'ha i piedini. Invece qui è il contrario. I piedini sono sul socket. Quindi non li toccate con le dita, mai. Soprattutto con un cacciavite, mai. Perché se ne piegate uno, i contatti poi vanno a puttane e non funziona la CPU. Vado ad aprire, fai vedere che apro la CPU con all'interno il dissipatore. Esistono due tipi di attacchi. C'è l'adesivino che poi se vuoi attaccare te lo attacchi, ma mi hai detto che vuoi attaccare solo gli adesivi di Hello Kitty. Sì. Irene me l'aveva regalati in previsione, capito? C'era scritto. Allora. Io devo attaccarci una cosa che ho scritto Intel, cioè. Che vuol dire Intel? Hello Kitty. Hello Kitty, per allora, si prende il dissipatore, si lascia un attimo da parte, che lo mettiamo dopo. Dicevo, puoi mettere il link degli adesivi di Hello Kitty, qualcuno li vuole. Questo è il nostro processore. Con sopra c'è scritto, vabbè non lo leggete perché vabbè, c'è troppa non luce. Legge vabbè. Il suo. C'è scritto che modello è, quanti gigahertz, a quanti gigahertz viaggia, questo viaggia a 2,9, dovrebbe essere un octa-core, quindi c'ha 8 core, perché è un i5 di decima generazione. Non c'è scritto quanti core ci sono dentro sopra al processore. Qua dice Intel Kitty. Intel Kitty. E si apre. Metti Intel e poi accanto Kitty. Intel Kitty. Si prende e bisogna fare attenzione alla freccettina. Ci sono agli angoli dei pallini e in un unico angolo la freccettina. Bisogna mettere la freccia dove c'è il pallino sulla scheda. Sulla scheda c'è un pallino in basso a sinistra, sempre se voi guardate da dove sto guardando io. Quindi si mette e si lascia cadere così, piano piano, non cadere. Appoggiatelo piano piano. Abbassate questo e la levetta la tirate giù in modo da bloccare. Tac. Fatto? A posto. Andiamo a prendere il dissipatore che in questo caso mettiamo stock. Quindi
di base. Non abbiamo comprato un dissipatore nuovo, anche perché è una spesa, secondo me, in questo caso superflua. Non c'è, soprattutto perché ce lo danno. Se il processore viaggia bene con questo, non c'è bisogno di raffreddarlo ancora di più. Se nel caso in futuro Nana, facendo dei controlli, vede che la CPU gli va sopra i 60 gradi o gli si spenge perché si surriscalda, può dare. Con questo qui non succede, però può succedere. Se ci metti la Nutella sopra, non è una buona pasta termica, diciamo. La pasta termica c'è già, quindi possiamo usare questa di stock che c'è già sul dissipatore. Andiamo a togliere il cavetto da dove l'hanno incastrato sti stronzi. Attenzione a non toccare la pasta termica, se no vi sporcate le mani. Il lavoro dell'informatica è un lavoro dove non ci si deve sporcare. Non siamo mica dei meccanici dove stiamo. Siamo dei pasticcieri. Esatto, non siamo in pasticceria e non siamo all'officina. Siamo in laboratorio tecnico, signori. Sì, se esci fuori sporco di farina c'è qualcosa. C'è qualcosa che, okay. C'è qualcosa che non va. Tanto cazzo. Vabbè. Che... Attenzione, non spostate le... queste... alette. Sì, i ganci. I ganci. Perché poi andrà messo direttamente così. Come si sceglie la posizione del processore? Allora, il processore uno lo potrebbe mettere... Nel dissipatore. Sì, scusami, nel dissipatore. Scusa. Uno lo potrebbe mettere in base a come lo vede. Qual è il problema? Il problema è che se io lo metto così... non lo aggancio, lo appoggio e basta. Non riesce ad arrivare facilmente, o almeno viene tirato un po' il cavo. Ok? Si tira un po' il cavo per arrivare... Aspetta, prendo un attimo io. Il cavo non riesce ad arrivare facilmente, cioè almeno si tira e rischia di toccare le ventole, la ventola. Quindi cosa facciamo? Per tenere la scritta Intel così, diritta, lo stacchiamo, tieni, stacchiamo un attimo l'adesivo, proprio brutalmente. Ma è importante? Se sei uno che è fissato con l'estetica, sì. Poi ci puoi mettere anche qualsiasi altra cosa, anzi... Mettiamoci... Quello Empire Gaming ci possiamo mettere. Vai. Cioè quell'adesivo lì. Mettiamoci Empire Gaming. Vai, ce ne mettiamo un altro adesivo. Massimo. Tanto è un adesivo. E io attacco il dissipatore, vai. Fammi... Lo mettiamo dopo. Io intanto attacco il dissipatore, non nella di... Vediamo se sta bene. Questo ci può star bene. Troppo grosso, no. Ma anche se è troppo grosso, vabbè, tanto non gli dà noia. Lo metto senza stare a vedere come sta la scritta Intel, perché l'ho tolta. E lo vado a mettere... È lo dissipatore. Qui ci consigliano anche il dissipatore di mettermelo. Lo vado a mettere girato, non più come voleva, non più come voleva l'adesivo, ma lo giro di 90 gradi in senso orario. Tanto è uguale come lo giro, no? Sì, perché la funzione la fa lo stesso. Però cosa abbiamo guadagnato? Abbiamo guadagnato... Centimetri. Sì, il filo che non va a toccare, quindi lo vado ad attaccare nella sua... nella presa per che è di solito sopra, si CPU fan si chiama, quindi è il fan numero uno della CPU. Si tiene così e si spingono prima uno, poi l'altro, come vi ho detto, opposto, poi uno e poi l'altro, devono fare click e poi provate a tirare un pochino, e come vedete io sto tirando. Nana, vuoi provare a tirare da qui dai lati? E vedi non si stacca. Quindi non dovete fatto. Quindi state attenti, potete anche un pochino allentare il filo in modo che non vada in nessun modo a toccare la ventola. Possiamo metterci quale adesivo vuoi? Questo qui con la G, questo qua, questi sono quadrati? Sì, questi sono quadrati. Questo qui perché questo entra. Dovrebbe entrare. Ma se non lo ritagliamo. No, ci sta. Come mettere un adesivo in modo perfetto? Tac. Non lo fare mettere a Livio allora. Ah, va bene, dai. Ci allora sta. Quindi qui dove hai tolto questo ci mettiamo quello Intel. Sì, serve a poco. Sì. Vai, fatto. Fatto? Fatto. Allora, abbiamo attaccato tutto quello che c'era da attaccare
sulla scheda madre, sbagliato, perché ci manca ancora il pezzo forte. Ta-da! È bella la scheda video, la scatola è bellissima, c'è una tigre bianca. Chissà se ci sono degli adesivi belli dentro. Di solito sì. Ora, AMD non me lo ricordo. Dammi la scatola e quella roba lì. Allora, questa la pieghi? Sì, dammi tutto. Tieni, anche questa va piegata. E dammi anche quelli. E questi. Tutto. Qui c'è un adesivo che potrebbe essere carino. È carino quello dell'Intel 5 di decima generazione perché questo è argentato. Metto qui da... Sì, questo è carino. Andiamo a togliere. Ma secondo te la devo schiacciare? Va schiacciata quella. Aspetta, vieni. Vediamo come schiacciare la scatola. Bisogna togliere l'adesivo da qui senza strapparlo, perché ci sono sopra, su questo adesivo bianco, i seriali. Quindi sarebbe bene che voi non danneggiate questo numero qua. L'hanno messo in questa posizione perché sono stronzi. L'Intel è stronza e ce li mette così. A posto. E questo è schiacciato così. Perfetto. Questo l'ho aperto da un lato solo, tanto ci passa un lato solo. E andiamo ad aprirlo. Vediamo, io in realtà AMD c'ho soltanto la mia scheda, ma è una Sapphire. In realtà non è Asus, non l'ho mai aperta in realtà. Ci sei una prima volta. Quindi è la prima volta per una Radeon RX. Guarda, molto pulito, Sì. Cioè in realtà di solito c'è già un 3 o 4 foglietti che saltano fuori. Sono sotto. Sono perfetto. Sotto, vediamo. C'è un CD che non ci servirà perché tanto non c'è un lettore CD in questo computer. Non esistono i lettori CD nei computer nuovi, anche perché non c'è lo spazio davanti dove metterlo. Non ci sono adesivi, quindi. Quindi la AMD è una poveraccia e non mette adesivi. Cioè, una delle cose fondamentali. Adesso vado a fare la recensione. Non c'erano adesivi. E scrivo. Do 2 stelline, bella ma bella, non ci sono gli adesivi. Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo, prima di mettere la scheda, creargli lo spazio sul case. E come glielo creiamo? E come glielo creiamo? Soprattutto, tu dici, qui lo spazio c'è perché va attaccata qua. Noi dobbiamo aprire le paratie. Le paratie da aprire sono, saranno due, perché tanto è abbastanza grossa. Sono di solito... quella al pari dell'attacco PCI, che è questo. Questo è PCI e questo è PCI Express. Quindi la PCI principale, perché ne hai una secondaria. Se tu volessi mettere 2 schede video, qui potresti. Interessante, vero? Che succede con 2 schede video? Le potresti mettere in bridge. Cioè mettere 2 schede video di solito che permettono il bridge ti permetterebbero di raddoppiare la qualità. Dovrei cambiare altri pezzi. Dovresti prendere 2 schede video che permettono il bridge. Senza cambiare altri pezzi del... Senza cambiare altri pezzi perché comunque la scheda madre lo consente. Questa c'ha... Svitiamo questo blocco qua con 2 viti. Andiamo questa vite qua e un'altra qua. Si vede? L'altra. Che vanno a bloccare le varie cose, le varie paratie dietro. Questa la mettiamo qui da parte. Questa la lasciamo perché questa qui è l'unica semovibile perché è della PCI Express, la prima. Togliamo questa, quindi è l'amirino questo. Poi la rimettiamo. Così. È lamiera, quindi basta fare avanti e indietro. Così, state attenti a non danneggiare la scheda madre sotto, ma di solito non dovrebbero dare fastidio. È meglio starci attenti. Sì, state attenti. Ok. E questi si possono buttare proprio palesemente. Dove? Dove li buttiamo? Indifferenziato, è ferro, quindi va nell'indifferenziato. O il recupero ferro, ma per così poco. No, ma non per sempre bene. Prendo questa, la vediamo, fattura tranquilla, due ventole, abbiamo come porte una DVI che non userai molto probabilmente,
Cosa serve? È una porta, la porta digitale dopo la VGA. VGA è quella blu, classica dei computer da ufficio, tipo. Però adesso si va tutto in HDMI o DisplayPort. Qui hai due prese DisplayPort. Oh, non si riescono ad aprire. Ci penso io con l'unghie. No, no. DisplayPort per i computer, per i monitor migliori. Non so che cosa su ancora che... lo devo prendere. Ancora deve prendere, sì, il monitor, quindi userai quello che c'hai ora. Ora sì, poi quando mi deve sentire. Alessandro non deve sentire. ancora online, no, non c'è. E queste sono due HDMI, quindi io ti consiglio di, se hai il monitor a casa della TV, ora sì. Se l'attacchi alla TV, HDMI. Okay. Come la Switch normale. Certo. Quindi per ora te ne lascio uno, tolgo la protezione per l'attacco alla PCI e vado a inserirla così, delicatamente. Ah! No! Ok, di solito si apre questa linguetta qua, dietro, che andando a spingere si chiuderà. Spingi delicatamente, ecco, si è chiusa. Quando la vorrai togliere, bisognerà prima abbassare questa linguetta e poi tirare. Okay. La blocchiamo con le viti, quelle più grosse, che non queste qua, ma queste. Ma la blocchiamo dopo aver messo questo qua e dopo aver rimesso anche questo. Quindi questo, così. Questo si va a mettere... Aspetta, devo mettersi qui, ma c'è questa che dà fastidio. Allora, sai che facciamo? Questo lo tolgo, pinza, questo dà fastidio, si toglie. Tanto è tutto lamerino, anche dopo quando andremo a togliere, a creare lo spazio, non è detto che lo facciamo. Prima provo l'alimentatore, però ho già avuto esperienza con questo case. Ecco, ora si sta benissimo. Pezzettino di lamiera tolto. Comunque ci sono quattro persone che stanno vedendo. Saluto a tutti. Non so chi ci sia, però. Certo, guardatevi. Guarda spettatori. Ah, è vero, puoi andare nelle impostazioni. Ma anche dal tuo telefono lo puoi vedere? Beh, sei moderatore, quindi sì. No, la posso vedere anch'io. Davvero? Sì. Allora, dove si guarda? Faglielo vedere. Okay. Io finisco di mettere. Ah, però ti dice tutti quelli che ci sono stati fino ad ora. Sì. Non ti dice chi c'è in questo momento. Per vedere chi c'è in questo momento devi essere moderatore. Io sono moderatore. Quei c'è, ha mandato un gatto. Grazie, quei. Mandavi i gatti. Lì che ancora non mi ha preso il gatto. Dettagli. Ma sai cosa? E poi mi continua a dire cosa vuoi di regalo? Cosa vuoi di regalo? Io gliel'ho detto, mi hanno detto fai la wishlist. Io ho detto farò la wishlist al gattile. Ma è semplice, tutti i gatti che hanno nel gattile. Tutti. No? Quindi per il matrimonio un quanti gatto. Gatti. Sai quanti regali ti fa? Cioè, tutto il gattile. A me va bene. Vabbè, allora lasciali lì. No, intanto vai a vederli. No? No, no, me li porto giusto a casa. Sì, sì. No, me li porto a casa. Ultima vitina. Gattile. No, l'ultima. Gattile Irene Barbaglia. Sì, possiamo mettere una sola, dai. Perché tanto. Questo è già abbastanza bloccato. Se ne metto una. Insomma, discrezione. Sì. Non, tanto poi se dovete rimetterci le mani bestemmierete e direte perché non ho messo due di viti. Tanto ne basta una. Controllate che sia bella fissa. E andiamo avanti. Come potete vedere, questa scheda video ha 8 pin. Non lo stai facendo vedere, alza un po'. Ecco. 8 pin per l'alimentazione. Quindi avrà un cavetto che arriverà a lui. Andiamo avanti, questa si butta via. Ha butto? Sì, dai. Se no la metto lì dentro. E ora ci mettiamo ad attaccare i cavetti, quelli più stronzi. Che però vabbè, non sono abbastanza tranquilli in realtà. I cavetti più stronzi si attaccano qui dietro, sono un po'. Sono i cavetti dell'accensione, i LED, eccetera, eccetera. Eccoli qui. Li identifichiamo.
facciamo un pochino di gestione di cavi. Questo poi ce lo lascio, ce lo tolgo. Questo no, va tolto, va fatto. Ma poi si grassi. Devo fare il video ASMR. Allora, questi sono i cavi che arrivano da questa parte qui, ok? Che è la parte sopra. Perché si chiamano cavi se sono pieni di rame? Badum. Però mi piace, mi piace. Allora, intanto. Ma cos'è, da elettricisti? Sì, esatto. Intanto togliere i leghini. No, questo leghino lo sto stringendo per più di perché tanto. Quanto deve stare? Sì, deve star lì. Vado a dividere fra in tre e facciamo quelli... una treccia. No, questo qui. Casino. Che lo stacco e lo riattacco, eh? Perché è il LED. L'hanno messo proprio ad minchiam. E lo vado a rimettere là. Passando. Magari ci faccio un giro, perché tanto non serve che sia tutto così. Ti servono degli elasticini? No, c'è qui. Pensavo di eliminare quelli che abbiamo a casa invece. No. Cioè, è sempre di più. Sì, infatti, è sempre così. Aumentano e basta, non diminuiscono. Questo lo metto così, che tanto va riattaccato. 5 spettatori, qualcun altro è entrato, ma non sappiamo chi è. Qui c'è un laghino, va tolto. Ciao Rotolini, l'appuntamento è sempre qui, a Go-Kart Mattia. Go-Kart Mattia? Sì, non lo guardavo. Non lo ricordo. Però col papero. Sì, ah, col papero? Ok, sì, allora. Si chiama... Perché lo chiamavano Go-Kart Mattina se non c'era Go-Kart? Infatti. Cioè, che delusione, infatti. Immagini. Allora, questo cavetto va bene che passi così. Poi tanto si schiacceranno quando metti la paratia e via, e non ci interessa. Anzi, guarda, lo facciamo. Facciamolo bene. Lo metto che passa qui. E sì, sì, sta così. Vediamo un po'. E si blocca nella paratia qui. Tanto, dove vuoi che vada? A posto, così è bloccato. Allora. Questo in realtà l'hanno attaccato un po' storto. Dimmi. C'è Iggy Kuma. Iggy. Ma Iggy Morganti? È Morganti? Penso di sì. Non lo so. Ha mandato una faccina che fa così. Che fa? Ok. È lui. Allora. Yes, sto... ha detto. Sì. Questo è il cavetto che alimenterà poi questa scheda che alimenterà a sua volta le ventole. C'è anche Alice. Salutiamo Alice. Ciao Alice. Ciao Alice. Ciao Igor. Andiamo a... Siamo già a buon punto, siete arrivati un po' tardi, avevo già montato scheda madre. Beh, tanto salvi il video, poi loro se lo sì, rivedono. Loro se lo possono rivedere. Allora, questi sono i 4-5 cavi. Igor, se hai Amazon Prime, puoi abbonarti gratis al Livio, al canale Livio. Ah, ok, ha scritto ciao a Rutti, a tutti. Abbiamo... Quelli che ci interessano in realtà sono Power Software. E come fa? Questo. Quello lì, Power Software. Power puoi collegare il tuo profilo Amazon al profilo di Twitch e poi, abbonarti a un canale al mese gratis perché hai se hai Amazon Prime. Mettiamo da parte. Allora, per prima cosa andiamo ad attaccare quello più semplice, che è questo, quello blu, che va è la USB 3. Quindi andiamo a prenderci un buchino, di solito è a metà, infatti, quindi questo buchino è giusto. Ma davanti ci fai vedere? Oh, vai. Sarà un po' avanti e indietro. Vedete, c'è una tacchetta? Se non la vedete ora, la vedrete dal vivo quando andrete a montare il vostro computer. E va attaccato qui. Tac, sentito? È attaccato. Clac. Mi raccomando, non sforzate troppo la scheda madre quando andate a inserire, mettete una mano dietro, se non toccate direttamente la scheda madre potete toccare la lamiera del case che farà pressione. Dice Igor, ci proverò, il Prime ce l'ho. Vai, grazie Igor, mi dai 2,50€ gratuitamente. In cambio... Poi io ti mando una foto dei piedi, ha detto, ma chi si appora? Esatto. Allora, questo è un po' troppo lungo, sai cosa facciamo? Lo facciamo girare un po' di più. Cioè, essendo troppo lungo, questo si stacca senza dover, diciamo, fare... Io dicono grazie.
Allora ti è buono. Va bene, a te non la mando allora. Gli facciamo fa un giro più di qua. Che tanto. Troppo. No. Allora facciamo girare da più su. Da qui a girare i cavi. Ma comunque. È uguale, okay. La stessa cosa. La stessa cosa. È troppo lungo. Da qui è troppo corto e da qui è troppo lungo. Vabbè, è così, è sempre così. Ok, attaccato. Poi. Oh, si è abbonato a Prime! Bravo! Grande. Un nuovo rotolone! Ben due abbonamenti oggi! Fantastico! Manca Aurelio, Aurelio che si era abbonato nel mese scorso. Sì, Aurelio sta giocando dell'anime sangue oggi. Chiama Aurelio. Chiamalo al telefono. Non disturbare la gente. Oh, ha messo anche una faccina diversa, Igor. Voglio che da sole. Ci faccio passare questi, li faccio passare da. Da sotto più possibile sotto, quindi da qui. Addio. È bellissimo un'ala perché ti si vedeva riflessa nel vetro dello sì. Questi li faccio passare qui e distendiamo il case perché è più comodo. Ci facciamo passare anche questi perché tanto dovranno passare. Però li facciamo passare da qui. Da questo in mezzo. Che sono gli ultimi. Sono gli ultimi, sono l'audio e il quello? E la USB. Uh-huh. E quello lì da su? Questo? Questo è per la corrente, quindi arrivando da qui non ha bisogno di andare dall'altra parte. Lo mettiamo da qualche parte qui. Ma ora che lo tiri giù apposta. No, non si fa niente, non si fa. Tirano un occhio per... sei in mezzo. Sì. Tiro un attimo al sicuro. Buttiamo giù. Tiriamo bene i cavi. E andiamo a vedere. Di solito c'è scritto qui sulla scheda madre quali sono, dove vanno messi e quali sono. Lo speaker di solito va sempre in fondo, invece power, power software, che è questo, va nel secondo qui. Comunque se avete dei dubbi dovete guardare il manuale della scheda madre e c'è scritto. Poi c'è il power LED che vanno accanto al switch LED e il più va sempre in esterno. Quindi stavo mettendo male. Ma poi comunitevi di una cosa del genere. Sì, una torcia da testa è buona per vedere se non vedete bene. E anche delle mani piccole. Che abbiamo? Abbiamo delle mani piccole. Fai vedere. Le nuove arrivate. Queste sono le mani piccole. Ecco, è comodo. Usare delle manine piccole per attaccare questi. Munitevene. Poi abbiamo HDD LED che vanno. Altra cosa, le scritte sul che sono sopra all'attacco vanno all'esterno. Così vi facilita il lavoro. Anche la anche il posizionamento. Questo è un po' più difficile. Tra poco lo accenderemo e sarà tutto colorato. Ha detto sì, che ci sono tutti LED. E c'è anche la tastiera colorata. Perfetto. Arcobaleno. C'è la camera arcobaleno. Boom, ha scritto Igor, aiuto. Ho paura. Aspetta, dammi anche la luce. Bisogno di... Sono cose minuziose. Sì, questa è minuziosa e... diciamo difficile farla prima perché comunque puoi muovere. Sono RGB? Sì, sono. Sì, sono LGBT, infatti sono arcobaleno. Sono LGBT. Un altro modo per dire RGB e LGBT. Quelle sono arcobaleno. Oh, entrata. Da ora in avanti non diranno più che le sono RGB, ma sono LGBT. Solo se sono arcobalenate. Esatto. Dani dice per me scoppia. Ha messo la faccina che ride. No, non scoppia niente. Si spera. C'è l'opzione che scoppia. No. Comunque, qui ci abbiamo quattro... Chi dice, sono quelle della NZXT? No. Sono quelle di base del Empire Gaming, del case. Sono di base. Quelle, infatti. Ok, e ho finito i quattro attacchi. È stata la cosa più difficile. Sì, questa è una delle più difficili perché è minuziosa. Poi queste qui si attaccano facile. Hai sentito clack? Non serve il clack qui, ma basta che la corsa del pin arrivi fino in fondo. Qui c'era...
l'attacco per il pulsante dell'accensione, l'attacco del reset, che è questo qui, e i LED, che erano uno per l'accensione, quindi LED di accensione che c'è qui sopra, più il LED dell'hard disk che lampeggia quando funziona. Se il LED dell'hard disk rimane fisso, c'è un problema. Igor diceva ok, sembravano quelle. Adesso metto la USB che va qui e l'audio che va qua giù. Non sta ridendo. Fate notare a Livio che quando Irene compra le cose, Livio dice ha comprato una cazzata. Irene ha sempre ragione, come che ha comprato per esempio la lucina da testa. Non l'ho mai detto che questa fosse una cazzata, ho detto ma quando è che andiamo in miniera? Però in realtà siamo sempre in miniera a quanto pare. Sempre a fare cose che... Sono cose utili. Sì. Lo speaker lo mettiamo. Non è fondamentale, ma io lo voglio. Però ci può dare, diciamo, il feedback. Esatto, brava, il feedback all'accensione. Soprattutto se all'accensione ci sono dei problemi, lo speaker ci può dare dei beep, tipo 3 beep, e fa beep, beep, beep. Potrebbe essere che la RAM è messa male. O non c'è RAM, oppure 5 beep potrebbe essere un problema dell'hard disk. Quindi ogni beep, ogni numero di beep ha una sua possibile problematica. Naturalmente all'avvio se ne fa uno solo, l'avvio del BIOS, e quindi ci dice che va tutto bene. Meno male. Alle volte può essere, ecco, con Andrea abbiamo visto che la scheda video che aveva preso lui necessitava di una sorgente video attaccata e accesa. Quindi il BIOS iniziava a fare beep, 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 faceva diversi beep, non me ne ricordo quanti, e siamo andati a vedere su Google e gli diceva problema scheda video. Era nuova e il problema era che il video doveva essere acceso ogni volta prima di accendere il computer. Non riconosceva la sorgente video. E quindi come hai fatto? Bastava attaccarlo allo schermo? Sì, no, era già attaccato allo schermo. Solo che bisogna prima accendere lo schermo e poi avviare. Non sarà questo il caso, lo spero per te. Però comunque nel caso, se ci dovessero essere problemi, è sempre bene avere lo schermo sempre acceso prima di avviare il computer. Non avrai uno schermo gigante quando accenderemo il computer. Esatto, useremo il televisore. Un 48 pollici? 50. Allora, cosa ci manca? Abbiamo attaccato tutto, abbiamo attaccato la luce ci manca. E la lo luce. Spritz. E lo sprizzettino che ci beviamo durante l'installazione. Certo. Ce lo beviamo durante l'installazione di Windows. Queste viti la maggior parte si metteranno poi via. Queste mettile pure via, amore. Non ci servono più queste qua. Che poi saranno. Questo è da buttare nell'indifferenziato. Apriamo l'alimentatore, un bestione bello pesante, non quanto il mio. Anche perché, cioè, guarda quanto è grande il tuo case rispetto al mio, cioè tipo il... Vabbè. No, è il doppio, ma. Sì, ho preso un full tower. Quello dovrebbe essere. Questo è un mid tower invece. Però ci entra la stessa roba, cioè non è che c'è una differenza sostanziale, anzi forse anche solo perché lì voleva il case tamarro. Io volevo il case tamarro. Fa le luci? Fa le luci? No. E non è tanto tamarro, scusa. Ma cioè sembra una Lamborghini, guarda bene. Sì, sì, no, cioè, quello è fisso, vero. Solo per quello. Per quello. Allora, cosa troviamo all'interno della scatola della Crossair di un alimentatore 650? Le fascette non le usiamo per niente. Delle viti, ma useremo quelle che abbiamo nella ciotolina. Ce ne bastano 4, tanto, di quelle grosse che avevamo visto. Igor la specifica perché a Livio piace grosso. È grosso. Grosso, ovviamente. Esatto. A chi non piace grosso, Igor, scusa. Esatto. Ecco le 4. Perfetto. Mi sa che erano le ultime 4 di quel tipo. Perfetto, culo. Anzi... Buccio de culo. Allora, poi troviamo i cavi, di cui quello classico d'alimentazione. Poi abbiamo altri cavi che sceglieremo dopo.
soprattutto questo. A Igor dice a me piace luminoso. A lui piace luminoso. Anche a me. Quello è sicuro da prendere. Ma boh, non lo so. Ecco balenato. Poi io non ce l'ho neanche un computer fisso. Questo ci servirà per a me piace richiudibile. La scheda video. A cozza. Sì. Questo ci servirà. Perplesso. No, questo ci serve per le ventole. E infine quello per la CPU, dove cazzo è? Eccolo. L'ultimo ovviamente. Questo per la CPU. Quindi saranno questi i nostri cavi. Anche troppi. Sì, anche troppi. In realtà questo, diciamo. Lei dice, devo scappare, ma grazie delle chiacchiere. Buon PC e buona gratitudine. Ok, se vuoi vedere il video poi alla fine della diretta verrà caricato su Twitch e potrete rivederlo con fin dall'inizio fino alla fine. Potete saltare, fare cose che volete. Poi se qualcuno ha domande per i computer, appunto lì è qui. Sì, potete scrivermi su Facebook o anche qui su Twitch, si possono scrivere messaggi su Twitch privati, quindi siete possono anche venire a suonare a casa tua dal citofono. Allora, solo nel periodo di zona gialla, sì. Io mi affaccio, saluto come il Papa e poi ciao. Allora, adesivi non ne abbiamo qui dentro, ma abbiamo quello che ci interessa di più. Via Nara, bisogna che ti regali degli altri adesivi. Infatti. L'alimentatore, che è modulare. Mi raccomando, se fate un PC da gaming, non mi comprate l'alimentatorino. Igor dice, io l'ho tartassato anche troppo. Ma io mi diverto, Igor, cioè, è una delle cose che più mi appassiona questa, prendere e montare. Prima ero appassionato di Lego. Ora sono appassionato di componenti PC. Se torni a essere appassionato di Lego, a me mi sta bene, perché a me piace. Ma sei bloccata la live? Ma non lo so, io la vedo. Tu la vedi? A posto, lì sta andando male nella gestione di Twitch. Mi fai un F5 Ma l'F5 è quello di Brock Lesnar. Sì, un F5. No! Mamma mia, mi ha distrutto il computer. F5 di voi. No, quello non è. Ma è ripartito, guarda. Irene ti carica qui e poi. Irene, mi fai la F5. Vai. Va. Dice Igor, oddio, non so cosa ti costa meno. No, sicuramente la Lego costa di più dei computer. Sì. Cioè, alla lunga costa allora, di più. Allora, il Millennium Falcon stavamo vedendo in ufficio, viene 800 euro. Però è esaurito. Quasi mi. Mi sono quasi comprato un PC con con la stessa cifra del Millennium Falcon della Lego ti compri il PC. Con due oggetti della Lego ti fai un cazzo di PC contro cazzo. L'unico adesivo è questo, ma non serve a niente. Non mi piace. Andiamo a vedere se c'è lo spazio. Quindi alziamo il case e lo andiamo a mettere da qui dietro. Perché se non c'è lo facciamo. Lo facciamo rompendo questa paratia qui che ho visto un'altra volta a casa di Andrea, che non si poteva smontare. Come va? Naturalmente con la presa della corrente verso l'esterno. E la ventola, diciamo, in questo caso va verso il basso. Perché la ventola va verso il basso? Perché se sputasse qui in alto, fai vedere Nana, qui sputerebbe intanto l'aria, la sputerebbe verso questa paratia e quindi ritornerebbe dentro e si scalderebbe, è inutile. Quindi le correnti, ragazzi, vi saluto, buon montaggio e buona serata. Grazie. Dice che con la Lego ci compri una scheda, dice. Esatto. Ciao, come si chiama? Come si chiamava? Iggy? No, chi se ne va? Igor? Igor se ne va, pensavo l'altro ragazzo che ci stava seguendo. Entra, ma qual è il problema? Perché bisogna fare spazio? Perché non riesco ad attaccare questi qui. E se ci volessi mettere le mani sarebbe un casino. Quindi, e soprattutto, questi hanno bisogno di un po' di curva, certo. Ok? Prendono un po' di spazio. Quindi togliamo l'alimentatore e spacchiamo il case. Questa è una delle parti più divertenti, forse. Io. Allora. Devi farlo alla Giovanni Mucciaccio. Adesso arriviamo alle parti più divertenti. La parte più divertente, bambini.
Vediamo se... Allora, purtroppo non... Allora, cos'è questo che sto per rompere? È lo spazio dove mettere gli hard disk. Gli hard disk quelli grossi da 3 pollici e mezzo. Mm-hmm. Non ne avrai, perché non ha senso che tu ne abbia degli hard disk meccanici. Ha più senso piuttosto che tu ti prenda un altro SSD da 1 terabyte o un SD di quelli piccini che puoi mettere. Puoi mettere qui. Mm-hmm. Si mettono qui, cioè c'è proprio anche scritto SSD qui. Quindi non è un problema. Lo spazio ce l'hai. Quindi questo è uno spazio che viene utilizzato e andiamo a piegare il lamierino in questo modo. Perché? Perché abbiamo bisogno di spazio. Possiamo anche lasciarlo così, eh? Ma non sì. C'è bisogno di... Cioè, però abbiamo creato lo spazio qui per far passare i fili, ok? Come farebbe René. René, perché così viaggia meglio. Facciamo un po' per evitare... Quante cose si possono fare con una pinza? Una pinza risolvi tanti problemi. Puoi pinza. Anche mangiare. Puoi mangiare, puoi pescare. Già. Una pinza in testa a un pesce, sai quanto male gli fa? Allora. Una pinza in testa a tutti fa un po' male. Allora. Una pinza. Riprendiamo il nostro alimentatore e lo andiamo a provare. Alimentatori. Qui. Beh, ora di spazio ne abbiamo. Beh, cosa facciamo? Prima ci attacchiamo i cavi, perché questa non è una posizione facile per attaccarci i cavi, quindi prima attacchiamo i cavi e poi dopo lo inseriamo, va bene? Come si attaccano? Si attaccano qua. Anzi, faccio così poi. Meglio. Prendiamo. Prima così questo. Ora qui. Sì che si vede bene, ho detto che. Allora, la pinza, via. Togliamo i leghini, che tanto ne abbiamo pochi. Altri leghini. C'è una scatola piena. Quale va scelto? Si sceglie in questo caso questi. È qui sopra, c'è scritto 24 pin ATX. ATX è il formato della scheda madre, perché esiste ATX, MATX, micro ATX ed è la grandezza fisica proprio. Noi abbiamo un ATX normale, comunque. Questo alimentatore potrebbe... Vanno attaccati questi due. Così. Fanno un po' di click. E questo è il nostro primo cavo che poi andrà fatto passare di qua. Da questa parte qui. Lo faremo passare e si attaccherà alla scheda madre. Prossimo cavo. No, passiamo in altro. Questo è quello della scheda video. Passami l'altro, ecco questo. Questo è della CPU. E come fai a saperlo? Vedere? C'è scritto. Ah, ok. Più semplice di così. No, perché non gli sembra minchia. Tutte no, le cose allora, a caso. No, perché allora hanno una forma che ormai la riconosco a vista, però c'è scritto. Quindi. Dillo, loro dice. Ma no, non ce la farò mai a sembrare un PC. Ma ci sono io! Ma ci sono io! Qui c'è appunto scritto 6 più 2 PCI e 4 più 4 CPU. 4 più 4 vuol dire appunto il numero di pin, che abbiamo 4 più 4 CPU, vedete? Quindi io posso mettere da questa parte e inserisco. Scusate, ho sbagliato. No, stavo mettendo quello. È perché in realtà sono uguali. Sono uguali di qua. Solo che quello per la CPU... l'attacco doppio, vedete la linguetta doppia, invece qui è singola, non so se si vede, cioè, e quindi mettiamo quella singola qui, ok, non ha fatto click, comunque se non fa click provate a tirare e io tirando non viene via, per togliere mi raccomando c'è la linguetta che va sempre premuta per prima di tirare. Andiamo avanti, abbiamo quello per la scheda video.
e di solito dove c'è scritto PCI Express e dove appunto, il fatto è che questa ce ne ha troppi anche, cioè nel senso questo potresti usarlo per due schede video. Sto pensando se vado a vedere se ce n'è uno dove ce n'è uno solo di questi qui, di questi attacchi da 8, perché secondo me potrebbe esserci, cioè troppi cavi nel mezzo è peggio. No, anche questo ce n'è due, questi sono SATA. Ce n'è un altro CPU, però non possiamo usarlo. Si usa la CPU e basta. Quindi andiamo a prendere quello che avevamo già preso e lo attacchiamo dove c'è scritto qui. Queste qui sono dedicate alla CPU e queste qui di solito o alle periferiche SATA. E quindi noi ci andiamo ad attaccare a questo qui dove c'è scritto 6+2 PCI Express. Quindi ci attacchiamo qua. Perché le periferiche SATA ce ne hanno 6 di pin, non 8. Queste qui. In realtà questa qui la potevo attaccare qui, qui. Quindi avevo altri 3 slot per questi qui. Ma va bene se li metto tutti insieme. Così almeno separiamo questo qui che servirà per le ventole. Questo in realtà lo possiamo lasciare così, legato, perché tanto il cavetto starà qui, non dobbiamo portarlo a giro, lui va a cercare la presa sotto, non dobbiamo andare ad attaccare da qualche parte, quindi facciamo così, attacchiamo, lasciamo in vista questi qui, lo rileghiamo e si mette. Senza esagerare, perché troppi cavi nel mezzo possono dare fastidio alla vista, quindi esteticamente, ma anche potrebbero andare a sbattere contro delle ventole che stanno girando. Quindi questo lo attacchiamo qua, periferiche e SATA. Ok, e lo mettiamo che sta sotto, così. Così che arriviamo... Ok, c'è entrato. Allora, questo era il nostro, questo che era l'attacco delle ventole, va attaccato qua. Il maschio, che sarebbe questo qui, va sul femmina. Se vogliamo, uno poi con una prolunga potrebbe attaccarci qualcos'altro, tipo un hard disk o altre ventole e così via. Ma non è il nostro caso, noi ci basta che gli arrivi la corrente. Ecco, fa clic. E andiamo a fissare. Prima fissiamo l'alimentatore e dopo, questi li posso rimettere un po' più in dentro, anche bloccarli magari, ecco. Andiamo a fissare il nostro alimentatore con le quattro viti che mi ero messo lì. Sono le passate. Hai messo giusto quella? Sì, che va verso il basso. Quello piccolo o quello grande? Quello grande. Quello piccolo ti ho detto, serve soltanto per l'SSD, quello M2. Qui non è importante in realtà. Ok. Non è importante avvitare a croce. Basta prendere i punti. Esatto. Tanto poi una volta che stringi, si stringe tutto quanto insieme. Comunque è comodissimo avere un cacciavite magnetico, quindi... Magnetizzate i vostri cacciaviti. Diciamo, un computer del genere, Nana, cosa ci vuoi giocare di bello? Cyberpunk? Anche. Oppure? Naturalmente non ce lo giocherai col ray tracing, non ti aspettare di avere tutti i riflessi super belli, ma una buona qualità. Soprattutto grazie al processore, che è un buon processore. Poi che altro ci puoi giocare?
Allora, ci voglio giocare a Fallout. Fallout 4? Sì. Ok. Poi voglio giocare... C'è il disco, se vuoi. Quindi non c'ho più giocato. Ma non puoi. Esatto. Non c'è il lettore CD. Vabbè, non lo so. Ce l'hai, sì. Io il lettore CD ce l'ho. Infatti quel case l'ho preso anche... Perché non si sa mai. Non si sa mai, magari un lettore CD poteva essere buono. Anche un VHS. Sì, perché no? Un Super 8? Mm? Questo si mette via. Queste le puoi mettere dentro la una bustina. Sì, quella bustina ci penso io. Ci penso. Okay, ci ehi, posso giocare con voi a Sea of Thieves? Sì, 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 bellissimo. Così puoi fare la piratessa. Ciurma! Ciurma! C'era un pezzettino di laminatina. Arg! Arg! Posso avere una gamba amputata? Sì, Extor c'ha la gamba di legno. Questi qua ti servono però? No, sì, quelli sì. Questi di qua? Sono quelli piccini, devi togliere. Allora, andiamo ad attaccare le ultime cose della scheda, sulla scheda madre e scheda video, cioè le alimentazioni. Partiamo con la CPU. Quindi un cavetto qui che va ad attaccarsi in alto qui dove avevamo visto all'inizio gli 8 pin. Controllate che la linguetta dove va, alle volte va in alto, di solito va in alto la linguetta. Ora io ci vado così, in realtà andrebbe steso, però posso farlo così anche grazie alla griglia che mi permette di vedere da qui. Ecco, agganciato, spingo, provo a tirare e non vengono via, perfetto. Poi e questa era la CPU. Poi la scheda madre qui ci passa? Sì ok, è questo qui grosso di 24 pin. No. Anche questo di solito si fa distesi, Però si può fare anche in piedi. Se non vi entra bene è perché magari quest'altra parte che di solito si stacca. No, questa no. Non è questo il modello. Alle volte alcuni sono divisi in due. Mi sembra che la plastica non sia abbastanza separata su questa, ecco, su questi pin. Un po' di pazienza. Okay. Pazienza e forza anche. Un pochino di forza ci vuole. Diciamo, non è una cosa. Non è per tutti. No. Infatti Livio fa un po' di palestra. Faccio fatica. Apposta per tirare. Faccio fatica perché. La palestra apposta per i tecnici informatici. Palestra nelle mani. Ho la palestra nelle mani. La CPU la facciamo passare. Deve arrivare qua. La facciamo passare da qui. Vediamo se riusciamo ad attaccare. Ah, si è diviso. Sì, ma questo è normale, Ok. Vediamo se riusciamo a. No, purtroppo questo dobbiamo beccarcelo. Sto pensando a come metterlo da una parte in modo. Forse con un leghino. Ce n'hai 80 di leghini. Così almeno darà meno fastidio. Ok. Devono stare attaccati questi, quindi li prendete e fate così. Perché non hanno fatti attaccare? Perché di solito si usano 6 pin per le schede video. Quelle più potenti, ecco, bisogna mettere così a incastro. Quelle più potenti ne richiedono 8. Adesso le nuove 3070 invece hanno un adattatore che da 8 pin te ne trasforma, mi pare, in 12. Quindi hanno un altro standard che arriverà poi col tempo nei nuovi alimentatori. Però non è questo il nostro caso, sarà il mio caso quando arriverà la mia 3070, sperando che arrivi prima. Quando? Poi. Quando l'hai ordinata? L'ho ordinata a fine ottobre, quindi il 28 ottobre tipo.
Hanno detto spedizione prima del 31 dicembre, quindi entro fine anno. Mm. Gli abbiamo scritto con Aurelio, cioè Aurelio gli ha scritto e loro non hanno hanno risposto, ma hanno detto noi ancora non le abbiamo, ma entro fine anno se le abbiamo le grazie. Spediamo. E grazie, non è che poi spedi una cosa che non ha pagata, cioè. Allora, rimettiamo un po' tutto a posto. Quello cos'è? È un filtro per la polvere qui sopra. Da mettere. Quando non lo uso ci metto un telo. Quando non lo uso. Cioè sopra? Certo. Ma che te ne frega a te? Cioè, va bene lo stesso. Vabbè. Fai come vuoi. Metti la copertina al computer. No, freddo, si è spento e è freddo. Capito? L'accendi, si scalda, non ha bisogno più della copertina. Certo. Ma che ne sai te? Ma che ne sai del computer? Te delle copertine del computer. Le vendono le copertine per PC, sì. Sì, solo vestito, rosa. Non solo... so perché solo rosa. Infatti non so perché case solo neri quando potrebbero fare tanti colori. Bianchi li fanno. Ok. Vuoi bianco? Non mi piace. Non ti piace bianco? No. Si spoglia. C'è verde. C'è la felpa bianca. Piace verde. Un case verde esistono, i case verdi però costano troppo. Cioè. Solo perché è vero. Esatto. Il nero costa meno. Allora, andiamo prima a tappare da questo lato, che è il lato che non ci interesserà più, ed è quello un po' più difficile da tappare perché? Perché ci sono un po' i cavi in mezzo che abbiamo fatto passare. Quindi, vabbè, metto così. E vedo un pochino di fare incastrare tutto in modo da chiudere e da non, diciamo, da non prendere e tagliare nessun cavo. In realtà non si taglia mai nessun cavo. Partiamo dal basso per vedere qui. Ok. Poi andiamo qui in alto. Ci agganciamo. Anzi, sai che facciamo? Facciamo così, così la forza di gravità ci aiuta. Insomma, discesa tutti sono. No, così. fermo, no, qui c'era un cavo all'aria. Vai, lascia la mano lì. Aspetta. Dentro. Sì, che cavolo. Solo devi tirare più verso. Fatto. È più fatto? Facile. Fatto. Le due visine per la chiusura qui. Quante persone sono rimaste online a vedere? Ora tre. Tre. Ma ogni tanto arrivava gente, andava via o... Ma sì, ci sono vogliono cose. Vedere... Il coso finito? Mm. Sì, ora sì, abbiamo quasi finito in realtà, tra poco si accende. Vedremo anche le luci tra poco. Sì, certo, luci. Qui sotto c'è un'altra cosa, non magnetica, però va a proteggere l'alimentatore. Perché quella sopra è magnetica? Mi è garbato per la magnetica. Di solito non c'è nemmeno, tipo sul mio non c'è. No, sul tuo non c'è. Perché qui di solito da sotto. Ora te non hai abbastanza spazio, quindi non potrai farlo perché poco spazio. Forse qualche modello ti va bene, però puoi metterci la ventola per come dissipatore, con un dissipatore a liquido. Solo per la CPU e questa qui ci puoi mettere due ventole o a una ventola o a due ventole per dissipare meglio il calore dentro della CPU. Andiamo, non mettiamo la paratia di vetro perché tanto non ci interessa ora come ora. Controlliamo che tutti i cavi siano staccati, tutte le componenti le abbiamo messe. Abbiamo qualche scatola da aprire? No. 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 Quindi mettiamo tutto a posto, questo si mette dentro la scatola, questi si buttano. Era quella scatola lì, Mettili dentro quella. Mettiamoli dentro questo. Allora, non è a chiudere. Questi? Ok, l'alimentazione. Quelli sono per chiudere di qua, no? Quindi l'alimentazione in realtà c'ho già un cavo lì, quindi questo te lo porti a casa e lo usi per te. Questo qui via. Vado a prendere, lo metto qui, chiudiamo il tavolo così facciamo più spazio. Già. Cos'è? Dove? Si è verificato un errore. Il browser durante la discussione. C'è Hector, è arrivato Hector. Ciao, stiamo per accendere il giorno, computer. A qui a giorno, sì. Stiamo per accendere il computer. Aspetto, di Nana. Fatto, esatto. Fatto. Ha detto dormivo. Ma dai.
Stiamo per vedere tutte le lucine del computer di Lana. Che sarà più luminoso del mio albero di Natale, se non altro. Esatto, faremo un confronto. Questo amore lo puoi buttare. E passameli. Senta che c'è questo pezzettino qui. Oh. E poi festeggerò con un bello sprizzettino. Un bello sprizzettino, portiamo due bicchieri. Irene? No, io lo sprizzo. Già. Mettiamo qui. Non chiudi quello di là? Chiudo tutti. Ah, chiudi tutto? Sì. Wow! Piano di lavoro. Ex dice ciao a tutti belli. Irene regista, no? In realtà è Nana che sta facendo io. Che sta registrando io. Infatti di Nana verde? Ma io verde, chiaro. Eh sì. Stappi te? Irene, prendi la telecamera. Ma dove lo metti il computer? Lì a terra. Ma non si vede. Si stappa. Aspetta, si stappa così. Sta prendendo la chiavetta USB. Ti prendi? Come si chiama la chiavetta USB? Wow. Prendo Artù, la chiavetta dal culo blu. La mettiamo qui sopra con... anche per verificare che sia attaccata correttamente. Sì, ma giralo perché le luci sono dall'altro lato. Lo giriamo così. Prendo l'HDMI. Vuoi prendere la tua tastiera? No. Perché io ce l'ho la tastiera. Posso prendere? Eh? Sì. Io ce l'ho la mia tastiera. Ti faccio vedere. Ma qui. Va attaccato qui dietro, aspetta. Sulla parte bassa. Cosa? L'HDMI, non su queste, ma sempre su questa, perché è la scheda video. Okay. Queste qui sono disabilitate. Ok, quindi non queste con la mascherina. Esatto. Qua sotto, ok. Ex che ti diceva tira la linguetta nana per aprire la bottiglia. Ah sì, no, ma lo stavo facendo, solo non volevo fare un casino. Dice momento Windows. Momento Windows. Era una domanda. Sì, è il momento Windows, stiamo aspettando che vada a prendere la tastiera. Aprirò la macchina. Tastiera e mouse di nana per vedere come sono anche quelle super luminose. Quindi aspettiamo un po'. Lascia pure aperto! Nel frattempo preparo... Da che fa? La luce invece, ha sbagliato la luce. Nel frattempo io faccio un attimo di spazio per preparare la componentistica. Perché qualcuno mi ha chiesto di vedere... Non c'è, siamo 5 persone. Qualcuno non so se Dani c'è sempre. I veri pro usano periferiche di input, che vuol dire? Ma tutti usano periferiche di input, scusami, se devi usare un mouse o qualcosa è input, una tastiera è input. Allora, questa è una configurazione. La devo inquadrare? Base, no, la passo io. Non usano, dice sorry, ok. Allora, questa è una configurazione, è più o meno la configurazione che ho usato con Nana. No, eccola. Ok, ed è, diciamo, questo è il processore che ha usato lei, è più o meno sui 168 euro. La scheda video, la scheda madre è quella che ha usato lei. Oh, ci sono Elena e Fabio. Ciao Elena, ciao Fabio. Non so se Dani c'è ancora. Qui è sbagliato. No! Vabbè, non sei cascata. Non sei cascata. No, però cazzo. No, aspetta, questo era 1x16. Vabbè. 1x16, scusate. Questa è una sola RAM, però con 2600 MHz, diciamo un po' più bassa rispetto a quelle che ho messo a Nana. Elena dice, fatemi un riassunto, abbiamo montato il computer di Nana. Che ora accenderemo? Attacca pure, tira fuori la tastiera, stavo facendo vedere un pochino le componenti. La scheda, sì, l'SSD M2 da 1 TB. Il case, che ognuno se lo sceglie, un case può anche costare dai 50 agli 80 euro, anche a 100 euro, però non andrei mai a spendere più di... Quanto hai speso te? Io 80, anzi 78 per la precisione.
Io non andrei mai a spendere. Non andrei mai a spendere più di 100 euro per un case. Però se qualcuno vuole un case particolare, Master Pisto, c'è anche Fabio, ma qui si, Nana, se non ti vedo non ci credo. Chi come è? Non ci crede qui Nana? Ma come non ci, ma chi, Fabio chi? Pisto. Ah, come non ci credi Fabio? No, no, Elena diceva. E Fabio dice, ma qui si monta? Sì. La forbice. L'hai trovato. Poi abbiamo l'alimentatore che ha preso Nana, che più o meno è venuto su 130, ma penso. Sì, era quello crossfire su 130. Sì, poi te li rimando così. Sì, la scheda video, la RX 580 overclocked da 8 giga dell'Asus. Se uno non ha il monitor, preparatevi a spendere dai 160 ai 200 euro per un monitor serio a 144 Hz. Ora, io ne ho preso uno della OC, che è una marca che gente dice che è una sottomarca, in realtà è abbastanza buona. Prende sempre cosa ci devi fare. Esatto, un mouse e una tastiera possono venire intorno a questi. Io non spenderei più di 12 euro per un mouse, mi raccomando, non state a finanziare la tastiera, la viene 18. Ah, e Elena dice, ma quindi fisso, sì. E Exor dice, io non spenderei mai 100 per... Tu quanto hai speso per il tuo? Per cosa? Ah sì, perché io ti ho chiesto, sì, quanto hai speso tu per il tuo? E lui dice... 78 euro per il mio case. Exor, e Livio ha speso troppo a prescindere per quanto io possa pensare per un computer. Infine, quindi... Beh. E tutto quello che spende lui è l'assemblaggio e configurazione di Livio di solito costa 50 euro. A Nana ha portato la cedrata, quindi è gratis. E biscotti. A posto. Quindi il cibo potrebbe ripagare l'assemblaggio. Costo finale, diciamo, se non dovete prendere queste tre cose che non sono obbligatorie, magari ce l'avete già un monitor e avete già mouse e tastiera. Magari non anche già il case. Anche avete già un case. Sì, risparmi 300 euro. 300 euro circa, quindi... Diciamo che 1000 euro per un computer come quello di Nana possono partire. Elena dice, Nana, anche io voglio biscotti. Sì. Andiamo, torniamo. Dopo le foto facciamo l'unboxing dei biscotti. Unboxing dei biscotti. Qui c'è, mi sta dando... Ah, in basso vedete dei problemi voi. Basso. La gente. Aspetta. Guardalo sul mio cellulare. Aspetta, guardo io. Che qui sembra che ci siano dei problemi. Sì, sì. Sì, sembra che ci siano dei problemi. Sì. In basso. In basso a destra sì, si vede. Allora faccio. In basso a destra, infatti anche Elena dice, no, anche io voglio. Così, va. Ah, ok, Elena si dice che anche lei vuole biscotti, però non sa montarti il PC. Allora. Ok, così non si vede su quell'errore di brutto. Passa. Passiamo. Tastiera e mouse. Eccoli lì. Che mouse strano, Nana! Allora, questa è una tastiera bellissima, perché ha due funzioni. Intanto, non prendete tastiere meccaniche. Questa fanno un casino della Madonna e non servono a niente. Questa costa 18 euro, se costava 25 euro. L'ho pagata 18. E quindi un cazzo. È che avevi preventivato 35 euro, quindi esatto. In realtà... Vabbè, sì, tastiera più mouse. Il mouse quanto qui ci potete mettere il cellulare. 12. In questo punto qua, sì, esatto. È comodo perché... ma se non me lo fai vedere... O se no serve per trasportare. O per avete più computer e una sola tastiera. La potete trasportare. Poi abbiamo un'apribottiglia qua, potete vedere. Vedi? Ma metta avvicinalo ioi. Apri bottiglia, integrato, cioè voi state magari giocando, no? Avete un po' di sete e tac! E aprite tutto sulla tastiera. Comodissimo. Puoi fare tutto. È una tastiera fantastica. Prendetele a membrana, mi raccomando. Cioè come questa. Non meccaniche. Non meccaniche. Ok. Li attacchiamo qua. Ah, e Elena dice come una mini valigia. Esatto. Sì, esatto. Multifunzione, è anche un, cioè, mancava il coltellino svizzero e magari c'è dalle parti. Il mouse è qui. Dove l'hai messo? Che mouse strano, che cazzo hai preso? Un mouse verticale. Sì. Mouse verticale, io sono contrario perché se no non ti viene mai il tunnel carpale. Cioè, che cosa i giochi? I medici come lavorano? Come lavorano se no i medici. Quindi io per adesso, vabbè, lo attacco. No, non lo, c'è anche le luci questo? Non, penso di no. È normale. È normale, normalissimo.
Poi io non lo so, ho paura. Dici potrei cambiarne uno con delle luci. No, se no non è abbastanza. Però l'headset con le luci verdi. Quindi adesso vado a prendere un'altra cosa che mi sta più comoda, soprattutto così posso lavorare. Ma l'accendi questa tastiera? Sì, muore. Ah, ok. Vogliamo vedere tutti perché abbiamo scoperto che ci saranno tutte le lucine. Il computer del Natale. Sì, sicuramente più luminoso del mio albero di Natale. Livio e la sua tastiera. Elena dice l'accendiamo con l'accendino? Sì. Exor dice, secondo me non sono molto pratici per giocare i mouse verticali. Ma chi te l'ha consigliato? Davide. Davide, cosa consigli? Guarda, i mouse verticali. Vai, accendiamolo con la manina. Aspetta, lo sai una cosa bella? Adesso proverai ad accenderlo, vai. Col pulsante clicco il pulsante qui e... Non si accende. Non si accende, lo sai perché? Perché dietro c'è l'alimentazione con il tastino. Alimentatori con il tasto dietro sono molto più sicuri. Vedi qui un po', vedi che c'è un po' di alimentazione, quindi sta passando l'alimentazione. Accendiamo. Ehi Google, accendi TV salotto. Devo tenere premuto? No, si è acceso. La tastiera si è accesa. Certo, accendo TV salotto. Non c'ho il telecomando per mettere. Ok, un beep. Un beep vuol dire buono. Buono. Ah no, ok, allora. Elena dice gay power. Allora, abbiamo ribattezzato. Siccome i colori sono, come si è detto, RGB. No, vabbè, le ventole. Le ventole perché non si sono accese? Aspetta. No, vanno accese. RGB. Abbiamo ribattezzato come LGBT. Extra dice le manine, ho mandato un cuoricino. Allora, qui ci fa vedere. Ah, sai perché questo non sta funzionando? Questa tastiera perché non l'ho attaccata. Infatti non capivo che volessi fare senza attaccare la tastiera. Allora, Elena, metti abbonati al canale di Livio visto che c'hai il Prime. Poi per mi questo mese. Anch'io. Mi sa che c'è anche il Prime, non lo scatto. Elena ce l'ha questo mese gratis. Anch'io. Quindi abbonati al canale di Livio. Chi ha Prime si abboni. Io non ce l'ho. Perché non si accendono le lucine? Noi vogliamo le lucine. Noi vogliamo le lucine. Cioè, prima cosa, poi se funziona. Aspetta. Exor dice che hai la sua stessa tastiera, Nana. Sì? Exor, la tua tastiera ha la bottiglia, ha la maniglia per portarla a giro. Hai visto? Hai più computer ma una sola tastiera? Sì. Non hai attaccato bene il coso delle lucine? Non lo so, devo riguardare. No. Non stanno proprio stanno girando, no? Di girare girano le ventole, però non hanno i led accesi. Era quella con i led, sì. Che so. Ma intanto installiamo Windows, poi dopo guardo se è un sono gli attacchi del dietro. Però stanno girando, quindi dovrebbero funzionare. Magari. Ah, sai cosa? Non l'hai accese. Eccole! C'è il pulsante così se non le voglio accendere. Guardala! Puoi anche scegliere un colore, tipo solo rosso. No, arcobaleno. Verde. Oh, questo è bello. Blu. Celestino. Verde. Questo verde arancio. No, quell'altro è la più verde. Verde arancido. Bianco. Qui è l'albero di Natale. Sì. Sì. Che figo. Questo è il migliore. È l'arcobaleno cangiante. Il fatto è che non sta partendo. Elena scrive, meraviglioso. Meraviglioso. Le luci. Sì. Babbo Natale. Mi farei notare, no? Questo è il computer di Nana. Quello è il mio albero di Natale.
Direi che vince assolutamente. Vince la... Come te ne fai di un albero di Natale quando puoi avere un piccolo? Infatti. Elena ha scritto i sassi. Le luci. Quella Non si capiva perché non funzionava, perché era spenta. Sì. Un semplice tassino per luci. LED ci sono. Infatti. Allora, Elena, abbonati. Allora, c'era anche il modo di far cambiare luce a questo. Non mi ricordo come l'avevo letto. Extor! Le luci a questo? Alla festiera? Ah sì, è questo qua. Ok, spento e acceso. Vabbè. Aspetta, voglio mettere dietro questo. Allora. Poi, Elena ha detto poi non ti spiego. Cosa mi spieghi? Ti sei già iscritta a qualche altro canale? Ha scritto ex. Cosa? Non si cambiano, dice. Ah, ok, va bene così, tanto. O si spengono e si accendono. Cioè, rimangono fisse in quella posizione. Probabilmente quelle che cambiano. La tastiera rimane così, dice. Per 18 euro per me è anche, va benissimo, quindi. Allora, questo è Windows. Mm-hmm. L'installazione è avanti. Installa. Comoda questa tastiera. Eh sì. Se sei sul divano, per esempio. C'è anche il mouse. Touchpad. Allora, vuoi la home, home N, education, education L, pro o pro N? Non si vede niente. Hai scelto la pro? Sei sicura? Ha scelto la pro. Mi sembra che abbia scelto Livio. Comunque. Avanzate, si sceglie. Io non ho sentito la voce di nada. Complimenti, hai selezionato Windows 10 Pro. E niente, si aspetta un pochino, non ci metterà tanto. Apriamo i biscotti. Apriamo i biscotti, quelli. In realtà Irene aveva fatto un dolce, lo vuoi assaggiare? Sì. Vai. Wow, questo panettone di cioccolato. Ma questo non è solo dolce, questo è. È di coperto, sì. Ce l'hanno regalato. E niente. Poi dopo abbiamo i regali anche per te. Mi hanno lasciato. Oh, quella dietro di me ci sono delle tette grossissime. Sono incantati come se fosse Natale. Però non è Natale, no. Ok. No, non è Natale. Ma no. Buono. Ti l'ha dato un pezzettino? È fatto con la ricotta e il cioccolato. Buono, si sente. C'è venuto un buco sotto perché mi era gonfiato tutto sopra. E poi dopo si è afflosciato. Sì, c'è venuto un buco sotto. Buono. Allora, biscotti, 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 scrive Extor. Allora abbiamo i cookies, proprio si chiamano cookies. Quello sicuramente piacciono a Livio. Chocolate Mountain, crispy brownie, meat, quindi sono fatti a Boston, al meat di Boston, al 40%. L'altro è in montagna. L'altro l'ho fatto. A Knatnyashokshas. Grierson. Grierson. Vabbè. Chocolate the best cookies. Cioè c'è scritto the best cookies. Dobbiamo fare anche brindare con il già. No, l'ha già bevuto. Hai già bevuto, non abbiamo brindato. Dai, brindate, brindate. No, non fa toccare la plastica. Le dita. Perché? Non si brinda con la plastica. Oddio, Nana si sta ammazzando. E niente, ma per Irene non l'hai presi. Cosa? No, io ruberò uno di quelli di Livio. Sono qua, no, quanto sono cioccolato? No, ma ti ho preso gli Oreo quelli bianchi. Sì, infatti, mangio quelli. L'ha messi, mi sa. Faccio una recensione. Allora, questi cookies. La fiabilità. Brinda anch'io, si è spento. No, si sta riavviando, tranquillo. Brinda anch'io. E Elena dice è diventato un canale di cucina in un battimoreno. Vogliamo la review dei biscotti, infatti. Allora, sono belli spessi. Si sbriciolano poco. Sono un po' secchi, però le gocce compensano. Sì, le gocce aiutano a non farlo diventare un pezzo di cartone. Però il sapore è buono. Andrebbero inzuppati nel latte. Come il caffè. Sono accompagnabilissimi. Ma vuoi assaggiare questo pezzettino?
Non è così fondente, dai. Però mi piacciono. Ma sì, sono a immergere. Vuoi immergere nello spritz? Da accompagnare con un buono spritz. Questo non mi lessi mettere mai nei capelli. E la torta invece com'è venuta? La torta è venuta bene. Un po' poco cioccolatosa, mi aspettavo più cioè, fondente. Capisci, Dana? Più fondente. Io ci ho messo 200 grammi di cioccolato fondente e non è abbastanza fondente. Perché la ricotta ha smorzato troppo. No? Buona. Cosa importante. Non so se mi si sente. Non. Sì, mi si sente perché guardo il grafico dell'audio. Vedi, c'è quella barra lì. Quella barra verde che si muove. Sì, sì, sì. E quello è l'audio. Quando arriva giallo va bene. Ok. E dicevo. Ora sta facendo i vari riavvii in Windows. Non l'ho attaccato a internet perché durante l'installazione farò l'account senza l'account Microsoft, così che poi quando magari metterà Xbox Live eccetera avrai il tuo account Microsoft, ma all'avvio e soprattutto quando metterò l'attivatore, perché noi Microsoft, Windows lo abbiamo comprato, almeno non farà il controllo dell'attivazione. No, perché Windows vedi, dice connettiamoci a una rete, dice, ma io gli dico non ho internet, sono un poveraccio, e lui dice stai streamando senza internet, vero? Esatto, non ho internet, avrai molto altro a disposizione quando ti connetti a internet. Ma che cazzo me ne frega, continua l'installazione limitata, fatti i cazzi tu a Windows di merda. Dissociati da quello che hai detto. Ah, cazzo, mi dissocio, Windows non è merda. Nome. Nana. Nana. Di solito io scrivo utente. Però. Ma io. È Nana. Mio. La password non la mettiamo, te la metti se vuoi dopo. Tanto la sicurezza quando il computer è in casa, ma che vuoi. Rifiuta. Ora questa è tutta roba. Anzi, no. Magari Nana non vuoi far vedere le cose che c'ha sul computer a Buzz. Alla sua suocera. Ma i suocera sono il mio figlio. Ecco questa cosa. Ma queste luci! Queste luci! È un albero di Natale moderno! Cos'è queste luci LGBT? Le luci LGBT! E niente. Comunque. Ora ti installo tutti i programmi, ti ci metto Office, perché è importante avere la suite di Office. Nessun antivirus, cioè ti metti, lascio quello di default di Microsoft, Windows Defender, che non rompe le palle. Exo dice, raga, se siete iscritti a Prime potete abbonarvi al canale gratis. Bravo. E permettere così a Irene di avere un gatto con l'acqua in fondo. Un gatto. Gatto. Uno. Cosa stai dicendo? Allora, Exo, ti devo dire, no, che questo mese mi stanno rompendo coglioni perché il mio compleanno è il 26 di dicembre e mi dicono... Lì non c'è un gatto, lì non c'è un gatto. Sì che c'è un gatto, non è legato, vedi. Non ci vedo. E mi continuano a dire fai la wishlist. Io gliel'ho detto, se faccio la wishlist la faccio al gattile nella wishlist. Ci sono tutti i gatti del gattile, quindi non gli conviene. Per me. Ma stai distribuendo regali a scatolo? No, questo per me. È mio. È un guinea pig? Sì, Nana. Senti, c'è un guinea pig. Questo è per bus. E infatti Exo dice si è appena reiscritto. Grazie. Si è appena reiscritto a rifare. Grande. Avrai la tua foto dei piedi di non si sa di Natale. Potrebbe essere anche piedi di qualche animale. Piedi. Comunque qui andiamo avanti nell'installazione e questo te lo tolgo perché non serve. Vai, a posto. Ha detto Exo mi porta un gattino lui di sgamo. A posto. Anche la zia di Livia ha detto che mi porterà un gatto. È appena tornata a Bari. Io voglio i tuoi piedi, lì vi ho detto. Ma piedi di Natale però, eh. E ci metteremo un cappellino di Natale sui piedi. Ok. Vabbè, ora la gente non sta vedendo cosa sto facendo. Vedrai che gli vabbè, intanto se si inquadra il computer non vedono niente, cioè se si inquadra lo schermo non vedo niente. Niente. Vabbè, intrecciamo una barzelletta. Allora, sei sicura?
dico quella che hai fatto te. Quella che ho detto io? Sì, dai. Va bene. Sapete perché? No, cioè, no. Ma perché i cavi si chiamano così se dentro sono pieni di rame? È un enigma. È un enigma della vita. Irene si dissocia. Sì, qua mi giro. Allora, adesso... Se lei non ha sentito, arriverà come una scema, perché tanto lei e le sue... Allora, questo è il 2016, perché il 2019 non c'è... Exor ha mandato delle faccine di uomo disperato, di uomo morto, non lo so. Uomo morto. Mi sembra una domanda lecita. Mi volete ecco una risposta? O no? No, non merita una risposta, per niente. Allora, poi mettiamo, tocchiamo internet. Allora, attacchi a internet. Ora sì. Ah, ma cioè, ma io ho preso la tastiera di Exo proprio a caso, cioè senza... Senza sapere che fosse la tastiera di Exo. Adesso Exo... Adesso non è più la tastiera Exo. Exo, se hai perso la tua tastiera, sappi che c'è la nana. Elena non ha sentito la battuta, come non hai sentito la battuta? Ripeti, please. Ma anche no, grazie. Ho detto, perché i cavi si chiamano così, anche se dentro sono pieni di rame? Fine. Questo è per le luci. Qui siamo ai tre livelli. Ma la capirai, no? Non l'ho detto, è una domanda. Exo dice, ma quello al muro sotto le due spade, cos'è il cerchio di Xina? Sì, è il chakram. Il chakram. Cioè, non è proprio quello di Xina, ma il concetto è quello. Però per i live. Sì, è fatto di gomma piuma e silicone. Qui sì. Tutto è fatto di gomma piuma, anche le parenti, sì. Se no ci si fa male se si urta contro i muri. Allora, qui è già finito questo, va bene, non installiamo al volo. Ah, ti metto un programma, si chiama Nitro PDF, serve per modificare i PDF. Perfetto, quello mi può far comodo. Così se tipo devi firmare un PDF, ti arriva un PDF da firmare e te gli dici, ti salvi la tua firma in immagine, sì. PNG, certo, quindi la posso sopra. La puoi mettere, esatto. Comunque penso che Elena sia morta dopo la battuta perché non ha risposto. Forse si è cercato di capire. Ancora. Ma assaggiamo uno di questi, va. Un curioso, ma il limone? No, il cioccolato bianco. Boh, ha mandato un omino, una donnina, non riesco a comprendere. Zoom, ma chi è Baldi? È lei Baldi Cobodoli? Cobaldi Cobodoli, sì. E se fossero pieni di rame, dice. Livia sul suo mondo non l'ha proprio sentito. Di rane? Rane! Invece che rame? Ciao. È tutta la roba per giocare. Sì, sì. Account di Steam ce l'hai. A proposito, no. Andiamo a vedere dopo cosa c'è su Epic Games. Certo. Di gratis ogni. Gratis, ogni giorno un gioco gratis su Epic Games. Ma ieri c'era quello della pesca. Non l'hai preso? No, Abe. E Odyssey non è della pesca. Non aver visto un pesce. Se è quelli è un personaggio. È il protagonista. Ok, e cos'è? È un platform. Pensate. Uno vede pesci, dice, pesce. Invece no. Ok, questo. Infatti è stato scritto no ieri c'era Odyssey. Ah, devo prendere una cosa da qui. E niente. Questi qui sono buonissimi se le zuppe nel tè. Perché è si vero? Un pochino. Sono biscottini da tè. Photoshop ti serve? Perché no? Perché ti prende spazio e se non lo usi non ha allora senso. Allora no. Exo dice, oddio Nana, devi provarlo, è una pietra miliare della storia videoludica. Sì. Però ormai l'hai non l'hai riscattato. No. Vabbè, ce ne saranno altri, sì, infatti. Fare. Cioè, col Game Pass avrà così tanti giochi che...
Non saprei dove iniziare. Passerò tipo un giorno a sapere dove iniziare. E poi fai come il Livio che gioca sempre il solito gioco. Anche se ne ho scaricati diversi. Vabbè, se... ce l'ho lì pronti. Oggi ho scaricato Forza Motorsport 4, Horizon 4. Ho visto, Forza bellissimo. Exor dice 1 terabyte è poco, non ci installare robaccia che non usi. Sì, esatto. Allora, non mi mettere cose che mi servono. Questo si disattiva. Voi non state vedendo niente, ovviamente. Mi dispiace. Vabbè, tanto con cose... Beh, la parte di configurazione... installa Windows, installa i programmi. Senti com'è silenzioso questo. Sì, è il tuo che fa casino. Il mio fa casino. Livio compra questo nuovo computer, tutti i pezzi e fa amore vedrai, non farà rumore come quello vecchio, peggio. Come mai? Cosa? Perché c'ha delle ventole per le potenti. Potrebbe andare in orbita. Infatti. Non c'è altro. Devo installare la roba della radio. Ora sta facendo l'aggiornamento della scheda video. Infatti per questo si sta spengendo e riaccendendo. Sì, ok. Come si chiama questa tastiera? Questa è la Logitech K420 400R. K400R c'è un nuovo modello più carino, ha delle rifiniture, tanto giù succede un incidente. L'importante è che non mi sfascino la macchina. Visto l'altro giorno hanno portato via il cancello di vendita lì davanti. Qui aspettiamo un pochino. Questo cioè, il Bartolini non si è fermato al cancello, è entrato direttamente. Sì. Non sto scherzando. Perché ora non lanciano più i pacchi in Bartolini, inizia a entrare dentro. Porca. Sì. È entrato direttamente in Bartolini già. Non sì, so ma se è brutto, volete ma vedere. Non so se si riesce a vedere. Si vede, sì. Aspetta, ci riflette questo. Ora lo chiudo così non ci riflette più. Potete benissimo vedere il Bartolini che non si è fermato al cancello, ma è entrato dentro. Oh amore, quando la gente deve consegnare i pacchi non è che può stare a scendere sì. dal camion. Diciamo che io ho avuto due reazioni diverse. Ero in camera e sento rumore e dico oh mio Dio che cosa è successo, sento vetri infranti, la mia macchina è parcheggiata davanti. E la prima reazione è stata mi hanno sfasciato la macchina. Respiro, mi affaccio e la macchina era tutta a posto perché invece di andare a picchiare a destra era andata a picchiare a sinistra. E la mia seconda reazione è stata non è che mi deve consegnare qualcosa e quindi ha sfasciato quello che mi doveva consegnare. Per fortuna non doveva consegnarmi niente. Questo è tipo moriva il tizio. No, è il mio pacco. No. No, però sicuramente se qualcuno fosse stato a piedi lì l'avrebbero ammazzato senza problemi. Che dice Elena, era di fredda, era di fretta. Exor dice consegna urgente. Ella dice doveva andare al bagno di corsa. Eh sì, è praticamente entrato sì, in casa di quello. Il bagno della gente per strada. Scusi, posso usare il bagno? Il suo bagno? Non so, faccia lei. Ma è già dentro casa. Comunque, niente. Succedono queste cose sotto casa nostra. Che bello. Questa è la parte che non bisogna riprendere. Ok. Perché è noiosa. È noiosissima, non perché la crack. Volevo dire. Di che ti dissoci da te stesso. Mi dissocio da me stesso. Sto facendo delle cose illegalissime. Ma qualcosa si vede? Ma penso si capisce poco. La velocità a cui sto andando non si. Si nota. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Esatto. E niente, quindi. Il bello delle consegne del Bartolini. Extor dice non si fanno ste cose. Una che costa più di 4 euro. Costa poco più di 4 euro. Tanto poi si vanno a riformattare, a rifare. Elena dice quando scappa scappa. Quando scappa scappa. Se suonava il campanello non importava che andasse a diritto a casa di qualcuno comunque. Allora possiamo vedere da qui che
Allora, la cosa bella è che a quanto pare il campanello di quello di giù non funzionava e dopo che Bartolini gli ha portato via tutto la Baradam ha ricominciato a funzionare il campanello. Sì, c'aveva il campanello rotto sul cancello. Gli è andato addosso, rifunzionava. Però il cancello ribaltato, però funzionava. Non voleva entrare, però il campanello funzionava. Però funziona. Qui andiamo, guarda, qui file, account e il prodotto è attivo. Perfetto. Ah, qui disattiviamo gli aggiornamenti, aspetta. Miracolo, sì, miracolo proprio. Vabbè, ma perché giustamente era il contrappasso, no? Ti sfascio una cosa, però te ne aggiusto un'altra. Ha fatto un piacere, sì, un piacerone proprio. Infatti se adesso venite a casa nostra, quello di sotto non ha più il cancello, l'ha preso. Xbox. Volto. Sì, sì, lo ha ringraziato tantissimo. L'ha Xbox ringraziato. Non so come sono rimasti, l'ha ringraziato e dopo è tornato a finire di togliergli il cancello che ancora era rimasto. Cioè se vuoi puoi accedere già. Non lo ricordo. Devo guardare. Vabbè, quello lo dovrei fare perché se vuoi usarlo devi andare fin sul Game Store e installare Xbox App. Teoria dello dello scambio equivalente, sì, di Full Metal Alchemist. Ora non so se era proprio proprio equivalente. Ma ci metto. Che bello. Però ci sta, Non ce l'ha da game. Vabbè, forse negli aggiornamenti arriverà. Ma è stato installato. Via. Modo tu fai start, cioè, e lo trovi qua bottone. Il bottone, sì. Ma è vero, devo giocare anche a Minecraft Dungeon. Sì. Qui devi prima fare stato bisogno del componente installa. Sì. E poi vabbè, vedrai cosa installare. Allora, poi serve l'Epic. Com'è Forza Horizon 4? Bello, no? È arcadissimo, ma troppo arcade, cioè... Non è solo un gioco di macchine. Sì. C'è anche Forza Horizon? Sì. Dice Livio, installa... Team Viewer. Fare la carriera. Cioè, da casa. Sì. Dice lì vi stai agli Team Viewer così se ha bisogno di qualcosa già ti diamo. già fatto soprattutto gli metto anche Supremo. Guarda, cos'è Supremo? È un programmino tipo Team Viewer per l'assistenza remota. Così se hai bisogno di qualcosa lì che si fa assistenza remota. Già. Oppure se sei tipo il mio babbo e sei impedito ti fa le cose da distante. Che c'è di gratis oggi su Epic Games? Non so, lo vediamo. Extor, cosa c'è di gratis oggi su Epic Games? Tanto Extor lo sa di sicuro. Sì. Anche Aurelio lo sa. Ma Aurelio è qui. La merda ha scritto. Perfetto. Ah, mi spiace. Su Ubisoft. Riscriverà di nuovo la merda. The Long Dark. Non me lo ricordo di cosa. No! Sbagliato. Ok, poi riapriamo dopo questo. Dice no, Ubisoft non so perché dice non mi piace la roba su Ubisoft. A parte ma è gratis! Che cazzo te! La merda è la merda! Ma sei gratis, la sei gratis, è gratis! Tu la prendi, va bene? Oh.
Allora scopriamo cosa c'è su Ubisoft. Trolli. A parte mi fa cagare, mi sporca la più questa merda. Sta merda. La merda è buona anche come di come pasta termica, cioè. Ah, ok. Aspettiamo che carichi questa parte. È mancato qualche regalo? Ah, oggi fanno il recap. Se hai mancato qualche regalo te lo regalano. Quindi? Ma che uso? Sì, quindi buono. Perché se avevi mancato qualcosa te lo puoi riprendere. E te avevi mancato qualcosa? Il primo mi pare. Ma che cos'è? Non mi ricordo, roba su Valhalla. Non so se era direttamente Assassin's Creed Valhalla, ma non penso. Sì, certo, se lo regalano ora sarà Assassin's Creed Valhalla. La Ubisoft è pazza. Ma come la Ubisoft? Sì. La Epic Games è pazza che tira ogni giorno un gioco gratis. Anche. A Steam abbiamo anche. Guarda, io faccio di solito così, metto da questa parte tutti i launcher, li metto nell'ordine in cui mi piace. Discord, se vuoi accederci puoi accedere, ti prendi il cellulare. Io spero che si senta meglio di ieri, era ingiocabile. Ma ora siamo nitro. Allora, si crashava, poi il volume si alzava e si abbassava a caso di colpo e era in. Potevi stare in colpo così. Prendi il cellulare. Perché c'è il QR code. Puoi collegarti col QR code senza dover sapere le credenziali. Impostazioni. Tu c'hai il Discord aperto, con gli altri non so se stanno giocando su Discord. Non so Rex. Sicurezza. Ma... Allora, no, sì, stanno giocando su Discord. No, impostazioni deve essere. No. Scansione quello. Okay. Vai, scansione quello. Ci sono io, raga, ha scritto. Ex. No, più indietro. Ci sto pensando. Se Nana vuole fare prova audio. No, non abbiamo cuffie. Una cosa, ma le cuffie ce le hai, infatti. No, infatti. Le cuffie le puoi attaccare sia con le USB, sia le cuffie USB, se no qui hai gli attacchi audio. Ok. Sì, vabbè, c'ho l'Excel. E se vuoi cambiare la quale impostazione usare, cioè questa. Ora, per esempio, sta funzionando su sul coso. Non so perché non sta funzionando. Prova a connetterti al Wi-Fi. Ah, sì, era quello. Puoi anche vedere YouTube, lo sai? Sì. Però, ok, prende sempre Wi-Fi. Prende Wi-Fi prima. Ok. Prova a uscire e rientrare a rifare scansione prima. Ok. Sì, fammi accedere. Sei dentro. Sono dentro? Andiamo da Extor. Extor ti ha scritto Azazazazaz. Aspetta. Vai, Extor entra in chat la compagnia. Sembra che non arrivi, vabbè, non importa. Vabbè, poi. Eccolo. Ciao! Cioè, ti senti? Ci senti in ritardo naturalmente. Ciao. Ci senti in ritardo, ma noi ti sentiamo. Io vi sento su Twitch. Bravo! Però in ritardo ci sarà un po' di delay. Minchia. almeno 5-6 secondi. Questo per evitare che se lo fanno su Twitch per due motivi. Primo, perché comunque c'è tu che prendi e viene mandata la tua il tuo video verso il server, poi dal server viene mandato all'altra gente. E poi perché almeno
se devi bippare cose, magari se c'è una regia le bippi. Almeno mi pare che in alcune live vengono bippate, alle volte c'hanno la regia. Vabbè, questo è il Discord. Possiamo sentire Extor che parla e dice cose nel frattempo. Questo poi dovrei fare l'account, basta che clicchi qui in cima e fai accedi. Ok. E poi ti mando il link per dare per 1 euro 3 mesi. Ok. O te lo manda Extor, tanto ce l'abbiamo tutte e due. Questo così. Su primo non. Skype non ci interessa, anche questo funziona con Microsoft, però vabbè. Ti riavvio il computer solo una volta. Poi facciamo tutti gli aggiornamenti. Ciao Exxon. Ciao. Ciao. Ciao su Discord. Troppo tardi. Ma ora comunque ci vedrà. Sì. Sì, ci sente. Sprizzettino. E niente, è andata bene. Lì. Dark. Un bel computer. Sì. L'importante è funzionare. Poi facciamo un benchmark. Cos'è un benchmark? È un test delle prestazioni. Ciao, ha scritto. Per vedere se va bene, secondo me andrà abbastanza bene. Infatti, cioè, poi quando... Ora provo con... Vabbè, il wifi a casa e la pennina mi ha dato Ext. E poi quando mi passa il filo. Quando te lo passerà. Dai. Vieni. Fai il benchmark, vediamo un po'. Ah, voglio prima scaricarci le... Ma poi lì Explorer, ma mettigli... Sì, Edge. No, ma non è Explorer, infatti, Edge. Qui andiamo all'avvio e togliamo Skype all'avvio. Ma è uscito Explorer? Non lo so. È in un canale? È un canale vocale. Sì, eccolo. Poi togliamo... Drive. Nana, hai il figa power, fatti passare quel cavo. Abuse. O se no Nana c'è l'altra soluzione. No, ma a me non è che non me lo vuoi passare, che poi raccio lo vado a lunedì al sabato, che deve fare. Allora, Xbox all'avvio se lo tolgo, ma te lo lascio qui. Cioè, non si avvierà da solo, anche tipo Steam non te lo metto che si avvia da solo. Che palla, non si apre tutto. Esatto, Discord ti lascio che si avvia da solo. No. A me ve lo devi togliere, il Discord si apre da solo perché mi ha bello rotto le palle. No, anche a me mi rompe. Va bene, va bene. Anche perché ci mette 2 ore a aprirsi. Basta andare, no, guarda, destro B, gestione attività, non si deve attivare niente, e avvio. Solo la connessione. Va bene, allora aspetta lì. Qui, se hai un account di Steam, non lo so. Ma forse c'è, non lo ricordo. Guarda un po' sulle tue email. Allora, che manca? Nitro PDF, ti volevo mettere. Per la chiavetta ci metto un'altra. No, l'account Xbox ce l'hai già, ti ricordo. Certo, sì, quello Xbox sì, ma quello Steam mi sembrava di no. No. Ma mi pare di no. Xbox. Ora fra 2 ore Exor avrà la sua risposta. Lo so, è. Internet Explorer. Twitch Explorer. Ah, hai Google? Di me? Sì, ma non me lo ricordo. Perché se la fai qua, almeno. Come anche... Devo guardare nelle mail e roba. Forse non lo sapremo mai. Capito, un attimo. È bellissimo, è come dice... Forse ce l'ho qui, forse non lo sapremo mai. È incredibile. Allora, guarda come si mette in mezzo Google. Tempo. Allora. Ma ce l'avrai di sicuro l'account Google, sì. È quello lì di Android. Sì, però non mi ricordo la mail. La mail è scritta qui, in Android. Sì, ma dove? In impostazione. Se no vai su Gmail anche. Nell'applicazione Gmail. Dov'è? È la rotellina. Ah, ecco, non la... no amore, non è uguale al mio. Vai account. Aspetta, mia, no. Google? Sì. Questa allora, è l'email. Ok, questa è l'email. Qual è? Allora, nana, tutto minuscolo. Certo, le mail sono tutte minuscole. Scritto H-A-C-H-I. No, H-A-C-H-I. H-A-C-H-I. 1988. @gmail.com. Ok, metti la password. Non voglio vedere.
Pensa quale potrebbe essere. Vabbè, forse ce l'ho segnato. Io sono un... faccio casino. Allora, forse l'ho scritto da qualche parte. Momento passo. Calma, calma. Me la ricordo perché... aspetta. Una di queste, ma chi lo sa. Forse un giorno. Chi lo sa, forse un giorno. Vabbè, provala, no? Come ha detto Google, forse non lo sapremo mai. Non me la ricordo. E si fa da recupero passo. Perché, Si fa da recupero passo. Esatto. Passo dimenticata? Guarda, in carriera controlla, sì. Samsung Galaxy J. No. O Redmi Note 7. Redmi Note, sì. Ok, ti è arrivata una notifica. Tu devi dire sì. Hai tentato il governatore? Sì. Sì, sono io. Perfetto. Cambia la password. Che è una nuova password? Che ti ricordi? Esatto. Nana usa sempre la stessa password, no, per sì, tutto. Ne ho tipo 4-5 e quello è più. Scherzissimo. No, no. Elena dice scherzissimo, ma non è vero, non è scherzissimo, va fatto io. È così. Oh amore, sono arrivata a 10.000 rosolini. 10.000 rosolini? No, non penso. Vediamo. Sì. Ummi. Guarda. No, dona i tuoi rosolini per il gatto. Cioè gli altri possono donare. Io no? Intanto il tuo saldo è 9.000. Ma che? L'hai letto lì che sì, diceva 10.000? Ok, comunque... Guarda, poi dopo... Livia dice che non posso prendere il gatto. Non puoi prendere il gatto perché, guarda, 1.000.000 prendi un gatto ad Irene. Dona i tuoi rotolini per il gatto. Lo voglio fare. Ma devo poi segnarmeli io. Te tanto sarai... Cioè, capito? Voglio un gatto, Extor. Elena, devi arrivare a 10.000 rotolini e poi li dai a me per il gatto. Fammi vedere le password. Sei una brutta persona, Livia. Ok. L'hai scritta giusta? Sì, sì. Perché io devo sempre vedere, se non me lo ricordo. Ok, accedi più facilmente tu anziché. Me la segno. Nana, segnatela. Questo no, è meglio se te la segna, perché sennò. No, no, me le devo segnare, io mi scordo di qualsiasi cosa. Sì, accetta, c'è un pesce. Sì. È una sardina, cos'è? È uno sgombro. Uno sgombro, ok. Sono vicinissima, me ne mancano 9.000, dai Elna! Exxon ne ha 2.000, per ora puoi sbloccare queste. No, non sblocco nulla, mi servono! Io sono arrivata a 10.000. Livio, non fa le live, come faccio a fare i rotolini? Dovete costruire più computer e venire qui a montarli, così. Ma io accedo e poi mi do i rotolini gratis. Extra, spiegami come si fa, che lo faccio. Lo posso fare? Solo con il mio account? Sì. Non puoi regalare i rotolini. Posso sbloccare gli oggetti. Infatti. Io lo farò. Me ne accorgo, perché lo faccio solo io. Allora, vado a prendere un minute. Elena scrive, lì lo sto guardando dal computer messo a posto da te. Faccio marketing. Non abbiamo fatto il secondo episodio dove io ammettere, però vabbè, nel senso... Cioè lo potevi fare di qui a casa. Sì, ma l'ho fatto in 10 minuti. Comunque Axel dice che lui ha speso i rotolini per fargli rovinare una città su Civilization. Quindi quei rotolini glieli devi ridare così. Ma io ho dato il nome alla città come voleva lui. No. Ha riscattato il suo premio. La prossima volta, Extor, se vuoi riscattare un premio, mi mandi un messaggio, io arrivo con una padella. Vedrai che il premio lo riscatti. Senza dover usare i rotolini. Sì, però ha detto non è vero che non gli hai dato il nome. Ah, nemmeno, cioè gli ha fatto sprecare rotolini e poi non gli ha neanche dato. Bravo, bravo! Ho rivisto le live, bravo! Vado a prendere una padella da tirare in testa lì. Ma che minchia dici se non ci sono più le live No. È un gomblotto. Io mi fido di Exor. È un gomblotto. Io spenderò rotolini per sentire Livio parlare barese. No. Vuole spendere Nana i rosolini per sentirti parlare in barese? Perché no? Non conviene.
Basta che gli porti un tarallo o gli porti una burrata e fa della barese. Chi è? Allora, questi te li lascio, anche se poi magari se avrai bisogno di spazio, sono 2 giga. Questo lo devi tenere, non lo togliere. Questo qui lo potresti togliere l'installazione di Office, ma sono 2 giga, quindi non è... Questo qui, questo te li metto, ma poi devi reinstallarlo perché è inizio PDF. Oh, sentiremo il suono dell'attivatore di Nitro PDF, che è una figata pazzesca. Facciamo un super disco 8 bit. Iniziamo di attivare. Non ti dico cosa ha detto ex. Eccolo. Ma bellissima! Un gran gioco! Troppo bella, sì. Divio ci balla. Con la tastiera e la dice il canale si trasformò in uno di musica, troppe emozioni, cioè prima da montaggio, cibo, tante musica. Ha detto Exor che c'è un sito che le campiona tutte e si possono scaricare. Sì, io anche su YouTube comunque trovi ore e ore di 8 bit delle crack. Ma volevo dire attivatore. Non avevo letto cosa aveva detto Exor, perché l'aveva detto. L'aveva detto. Lo lasciamo di sottofondo. Passiamo un po' il volume. Chiptune si chiama. Chiptune. E niente, in realtà sì, perché c'è, è finita la musica, quella del video che avevo messo in sottofondo di Giovanni Muciaccia. Avevo messo le musiche di Giovanni Muciaccia prima. Ah, si sentiva solo su Twitch. Di sottofondo, sì, solo su Twitch. Ma dopo vado a vederlo. Allora, che manca? Gli aggiornamenti. Manca, sai cosa? Radeon. Ci mette così tanto? Cosa? A finire, l'ha lasciato. L'ho lasciato di tutto fuori. Ah, ok. Che bella, è troppo bella. Ci sta. Dà molto il senso di hackeraggio e videogiochi e gaming e divertimento. Sì, bella. Ci sta. Anche con le lucine. Le luci. Che voi non vedete. Babbo Natale. Però vedono l'albergo. È molto triste. Però è Disney. Sì, è molto Disney. E quelle però qua. Ecco, non si nota tanto che è Disney. Facciamo un unboxing, amore. Che dicono? Ascoltando sta roba guadagni un più 10 alle prove hacking. Bad rules. Tieni, amore. Vuoi fare l'unboxing? Fai l'unboxing. Sì, la sorpresa. Tieni. No, allora facciamo una sfida. Ognuno ne sceglie una, no? Perché in uno solo ci sarà la sorpresa di Ladybug. Uno su tre. Vediamo chi lo trova. Vai, scommettete chi troverà la sorpresa, allora, di Ladybug. Allora, io voglio, secondo me, in questo. Vai, per me questo. Vediamo chi vince. Allora, aspetta, vediamo secondo loro di chi è l'uovo fortunato. Esatto, chi vince secondo voi?
Erin ha detto lo trovo io. Ex dice Livio. Che qualcuno che si ritrova, sì. Erin la dice Irene, non ci. Puoi toccare il culo. Vediamo. Ma è troppo alta la musica? Ci sentite? Lo sapete, lo possiamo scoprire dal cosino? Da senza, cosa? Da quello. Dipende dal colore. Mi sa che ho vinto io. Ho vinto io! Ma veramente? C'è la volpe. La volpe! Sì, il mio c'ho un dinosauro. Però ho vinto io. Dai, di babbo, c'hai il dinosauro. No, io c'ho una pantera. Ho trovato la... Allora non c'è Ladybug. Sì, c'è questa, è di Ladybug. Ma io pensavo fosse proprio lei. Vabbè, assemblaggio sorprese. Vai, tieni. Ma guarda, c'è un sacco di... Amore! Cos'è? Ho trovato una volpina... È un furry. Un tipo corre. Che? Una quello di nana. Qua ho finito il download di questo e abbiamo. Questo è Adrenaline, il software della AMD per la gestione delle schede. Comunque avevo indovinato Hextor, ha vinto. Bravo Hextor! Elena ha detto che se vincevo io vincevo il gatto, però. Non potrebbe mai essere. È la volpe che gioca a calcio. Guarda, faccio vedere a tutti. Guarda, sta per calciare. E lei in posa da calciatrice. E qui ci va messo un pallone. Ma non c'è il pallone? Come no? Che è arrivato? Un dinosauro. Non c'è neanche Papillon. E sono quattro le cose che potevi trovare. Papillon, Papillon. Ci puoi giocare, c'è un'applicazione. Elna dice che l'abbiamo fatta venire fame. Questo è un adesivo della voce. Ah, e va qui. Va lì nel mezzo, così. Bellissimo. Cioè, sorprese super wow. Noi gli ovini Kinder. Assemblaggio sorprese qui. Sulle io ho trovato la golpe. Questa qua, che è l'amica che è di Marinette. Sì, è Adrian. Ah, Adrian. Come si chiama? Si chiama... mio Dio. Adrian. No, no, Adrian è lui. Si chiama... Come si trasformava in volpe? Non mi ricordo come si chiama quando è trasformata, non mi ricordo lei come si chiama. Con un po' d'acqua. Certo, Nana. No, c'è il finito. È finito. È una bottiglia di... Qual è? Questa. Il boccione. Anche la bottiglina potete prendere. Che bottiglina? Che bottiglina? Lì c'è la bottiglina. Sì, ma quella ci bevo io, amore. Okay. Un mio... Cioè, si beve giù, va. E niente. Hextor ha detto Madrian la serie evento. Certo. La serie evento. È Fox, no? Lui c'è la volpe. La volpe nera è uguale. L'orologiaio. L'orologiaio. C'è un nuovo orologiaio in città. Adrenaline. C'è qualcosa per farmi vedere le temperature poi? Sì, te lo installo. Ti installo due programmi. Uno che ti può anche fare il controllo di quanto tempo giochi. Mm-hmm. Dai giochi, quindi potresti fare avere dei grafici. Non lo voglio sapere. Non lo voglio sapere. Io per esempio ce l'ho questo programma, ma non lo faccio avviare all'avvio. E ti controlla la temperatura della CPU, che è la cosa più importante. Sì. E anche delle RAM, eccetera. Non ti controlla la temperatura dell'SSD,
ti installa un altro programma e ti controlla l'SSD. E mi dice quando troppo. Si sta aggiornando la cosa. Torno. Niente, io direi che possiamo chiuderla la diretta perché abbiamo fatto. È durata 3 ore e mezza di diretta. Vabbè. No, 3 ore. Di solito per montare un computer è un'oretta di assemblaggio e una mezz'oretta di configurazione. Sì. Abbiamo messo di più perché siamo state a chiacchiera, se ti spiega le cose, rispondi alle domande, fai due cazzate. Q&A, ragazzi. E però vi possiamo salutare. E avremo Nana presto su tutte le piattaforme, finalmente non solo sulla Switch, basta. Tutti i giochi li potrà giocare, non dovrà solo vederli. Esatto. Ah, mi fai vedere? No, per favore, mi lagga voi se streamo. Ma non si vede bene. Pure. E quindi. Che è questa cosa brutta? Mamma mia! Ma sto ancora cercando di montarlo e non. Vabbè, dai, chiudiamo sta live, se no. Vai. Buonanotte, buone botte, buon appetito se andate a mangiare, non ora che l'ora. Io l'ho trotto mangiato alle 5 e mezza. Prima di andare via facciamo un ride. Dove? Dove facciamo il ride? Rimanete. Rosario. No, devi farlo su qualcuno che è online. Quindi io vado su. Ride is coming, quindi preparate i rotolini di carta igienica perché sceglieremo su chi lanciarli. Allora, esegui ride verso un altro canale, cioè Every Eye o Power Pizza Podcast, Power Pizza Podcast, che però sono soltanto 148. Ma sì, c'è l'orro. Magari sono utenti fedeli. C'è l'orro, avvia il ride. Vediamo. Andiamo a Pizza Power. Cos'è l'orro, sì, di Sio, cioè l'amico di Sio. Nick. C'è Nick ora. E saluto. Bam, siamo andati. Io non capisco come si monta fuori. Non so, è una cosa strana. Andiamo a vedere. Cioè, allora, questa va qui sopra e fino a qui. La cosa è assurda è che tutti questi livelli, soprattutto nel primo playthrough, eccetera, li fai 100 volte. E non sono fastidiosi solo e unicamente per la musica. Sì, è incredibile. Sto guardando il personaggio sbagliato su imbecille totale. Ah, ero convinto di starlo sparacchiando. Che sto parlando le cose del basso, devi imparare. Grazie per il raid, Vivius. Bianco tu. Ma è un bot? No, non è un bot. No, arrivo. Ah, che la scocca. Chi era? Questo l'orrino. Allora io sono bravo a fare due cose. Prendere i berri e riportare in vita. È vero, sono l'assist praticamente. Ma dai, ho saltato me contro la moneta ed è arrivato da fuori dallo schermo, non potevo saperlo. Qui c'è un regalo da... Sì, perché l'avevo già ben impacchettato. Ma fa parte di questo? Abbiamo ricevuto un ride. Sì. Oh, ecco, lo sto dicendo. No. Ok, 17. Liviuz, K17, grazie per il raido. Benvenuti a una poltrona per 13, a.k.a. lo stream di beneficenza per la Croce Rossa Italiana, di cui noi siamo solo una piccola parte. Onda dalle 18:20, prima di lasciare la parola a Pacione, che a quanto pare è in modalità karaoke oggi. Ma che figata! Tra l'altro, se si potesse usare il karaoke con Parsec. Ma tra l'altro, io mi chiedo: sì, ok, bello il karaoke, ma ce l'avrà una sedia oggi, Pacione? Ieri no, aveva questo piccolo problema logistico della mancanza di posti su cui sedersi. Cioè la versione karaoke su... Beh, ma tra l'altro ieri se ne è uscito anche con una battuta bellissima, chiedendo se... Chi sta facendo così? Ci hanno fatto il culo a Station. Sì. E chiedendo se... Aia! Sacco del sacco. Chiedendo se...
il tabaccaio vicino a casa con sì. 40 kg di sedie, mi ha fatto molto ridere. No! Mamma mia! Dai che adesso lo finiamo, non è un problema. Che cosa dovrebbe fare? No, no problem. Cash. Please help me. Dopo karaoke, D&D Chronicles of Mistar e molto altro featuring Stilgar e Cappina e Amici Forse. Non abbiamo iniziato il livello, questo è un bug che quando succede che inizia un livello e il bug è fare schifo. La tua faccia è fare schifo, non è vero? Beh, a parte quello, poi dovrebbe il bug era fare schifo. Comunque, Lorino, con questa cosa che adesso viviamo in città che hanno la possibilità di regalare. Hai abbandonato l'ovviamente. Giochiamo delle cose in parse che oggi non chi è che l'ha abbandonato? Io no, l'ho abbandonato io. Non so, che ho combinato. Cioè, che è bellissimo. E quello che dici che farebbe schifo e ridere. Farebbe incredibilmente medio e ergo. Forse devi usare un sì, però volevo un po' da fastidio. Cosa? Era tutto viola perché doveva riavviarsi. A morire male fuori. Maledizione. Fatto è andato via. Usciamo da questo. Grazie. Ah, vabbè, che pollata. Me lo sono preso anch'io. Ma disco è dentro di forse perché... Bello che tra l'altro quando poi ci chiudiamo dei corni faccio un bombardiere. Sì, ricordiamoci che... Come anche se lascio sono anche questo quelle aperto, quindi... Cadono sempre, sì, 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 sì. Lo... con delle schede, cioè tu spendi e riavvi, te lo ritrovi... Ciao. Cosa finite gli speciali? Con le schede. Ah, non ne ho però. Allora, update... No, non l'avevo visto! Vabbè. Dai, non avevo visto il cosino. Devo aspettare che torni. Wow! Ti tipo un pelo da. Dai, che sfaigalo! Un'altra mezz'oretta. Beh, dimmi che sono belli i belli. Ma cosa? È quel bug di prima, te lo dicevo, ogni tanto succede. Cioè, dimmi che sono belli i belli. Neanche se entriamo qui. Non sono brutti. Non sono brutti, non vuol dire che sono belli, però. No. Quello che mi ha sempre dato la mia mamma. No, Nick, non sei quello. Come c'è il senso di fai accedere soprattutto... E soprattutto ogni scarafone è bello la mamma di Nick. Ah, giusto, sì, comunque. Ma ho detto la mamma ti vuole bene, anche dire che tua mamma vuole bene a me, effettivamente. Mia mamma ti vuole super bene. E ha una stima altissima di te. Sei immotivato, cioè, vuole... no. Lo dico solo perché so che di sicuro Enza non ci guarda. Giuro che il 2020 ha insegnato a Enza un sacco di cose, vero, nessuna vero. Delle quali è Twitch. Beh, l'altra volta, l'altro giorno. L'altro giorno persino mia madre mi stava guardando su Twitch, cioè, vabbè chiudo perché chiacchierano troppo dalla... Sì, poi cappello sinceramente. Metti un video di Art Attack. Sì, Art Attack Pop. E questo sarà il programma che userai per i PDF. C'hai. Ok. Se vuoi poi cioè edit, fai clicchi qui e poi vai a selezionare sì, la parte prima, sì. Oppure add image e vai a sceglierti un'immagine da mettere la sposti. Ma comodo per i documenti. Documenti. Vuoi stampare. Ciao ragazzi, bentornati ad Art Attack, il grande programma sull'arte che dimostra che non bisogna essere Leonardo, Michelangelo o Raffaello per essere considerati dei grandi artisti. E allora andiamo subito all'attacco. Sentite, ma anche a voi piace fare degli scherzi un po' matti? Magari siete così perfidi da fare uno scherzo a un vostro amico proprio nel giorno del suo compleanno? Beh, se siete così, quello che vi serve è uno di questi. Un biglietto di buon compleanno. Sì, sembra un normale biglietto, io immagino già la sua reazione. Ah, ma che carino, guarda, non dovevi proprio. Ma aspetta a dirlo. Guardate, c'è scritto poco. Giusto? Allora, sfiliamo questo fumaletto e attenzione, quando l'apriamo che succede? C'è un simpatico gorgone. Era questo, ma era... Forte, vero? Allora, per fare uno di questi è molto semplice. Abbiamo bisogno... Amore, pop, come la cacca. Ah, ok. Aveva scritto pop, pop. P-U-P. Hai detto pop, hai detto! Meglio pop-up, tipo, di come fare un bigliettino pop-up.
nome, vuoi... Ciao ciao, sono sempre io, Anna, il vostro Madonna. Ciao ragazzi, bentornati ad Art Attack. L'unico, vero? L'unico, la nostra tecnica mostra che non bisogna essere dei grandi con Anna Suona subito all'attacco. Sì? Sapete che cosa mi succedeva ultimamente? Non me ne frega un cazzo. Continuavo a lasciare in giro sparpagliati per casa bigliettini, indirizzi, bollette, bigliettini, foto, bigliettini e quant'altro. Beh, adesso tutto questo è finito perché adesso so di tenere insieme tutte queste cose. Eccolo qui, a cavallo nato, guardate un po'. Io metto il cazzo in bocca, è proprio il caso del tipo. Eccolo qui. Beh, insomma, è lui che adesso mi tiene in ordine tutte queste cose. Bisogna di farne una insieme. No! Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è la staccionata, e quindi ci servono due staccionate, possono essere di legno o di 40 centimetri. Devono essere lunghi circa. Poi abbiamo bisogno di due cazzi. E adesso vediamo come usarle insieme. Appoggiate sul tavolo una delle scatole. Ora prendete il pene e inseritelo dentro uno dei buchi. Rigirate il cazzo se il foro è troppo stretto. Ora lo possiamo dipingere come preferiamo, ma fare delle strisce come quelle che si vedono nelle gare di strisce gli dà un tocco molto più strisce. Adesso però, a proposito del cesso, dobbiamo realizzare appunto la testa del cazzo. Guardate. Non dimenticatevi di fargli la criniera, è un bel paio di coppioni grandi. Ora possiamo cancellare le linee guida fatte a matita, colorare il nostro simpatico cuello, ritagliarlo e alla fine avremo una faccetta simpatica come questa. Incolliamo la molletta da bucato sul vetro. Vediamo un attimo. Ci sta benissimo. Sembra quasi che. Ora vi mostro un mostro per creare delle stampe, veramente stampe. Solitamente questo effetto si raggiunge solo intagliando pazientemente un pezzo di disegno per fare un legno, ma Art Attack ha escogitato una palla e infatti noi useremo questa. Della mamma ne prendiamo un pezzo e iniziamo a lavorarlo. Poi prendiamo un matterello, mi raccomando chiediamo il permesso al vecchio e iniziamo a spianarla, vedete? Un po' di qua e un po' di qua. Guardate. Quando fate il disegno ricordatevi di premere... Questo disegno rappresenta un disegno. È bello perché è bello. Ed ecco anche le zampe. La cosa figa è che se fate un errore potete spiegare di nuovo e ricominciare da capo. Potete anche disegnare una cornice. Beh, sono un gioco di almeno 15 euro. E useremo un po' di tempera o di colori acrilici, tempera, un foglio bianco, colori acrilici e un bel cazzone morbido. Vediamo come si fa, vediamo come si fa. Spennellate uno strato di colore, molto colore. Questo ordine. E ora arriva la parte divertente. Prendiamo via il foglio molto delicatamente e prendiamo la base. Proprio la sigla che in questo
questo caso, per realizzare il vostro disegno, vi consiglio di usare uno di questi grossi per l'inchiostro indelebile. Oppure, se ce l'avete, una penna o un pennarello che non voli o non si... Non fate l'immagine troppo complessa e complessa, mantenetela abbastanza complessa. Mangia? Avete qualche idea su cosa possa essere, no? Eh beh, è un papà. Adesso, con una matita e partendo dall'angolo in angolo, cominciate a disegnare degli anelli pazzi. E allora secondo me quello che vi serve è un bel mostro mangia stanze per lui. Stare a guardare Hope, Hope, Hope. Carino, secondo me è davvero un bel Hope. Beh, voi non ci crederete, ma per farlo è davvero molto semplice. Abbiamo bisogno solo di tre vecchi giornali come tre vecchi giornali. Cominciamo con l'aprire uno dei quotidiani in modo che le pagine centrali siano pagine centrali. A questo punto, con una cucitrice, dovremo spillare accuratamente i lati dei giornali tra di loro in questo modo. Ecco, così. Beh, mi raccomando, non cucite il bordo superiore o inferiore dei giornali, ma soltanto il bordo superiore, e facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Se volete potete usare. A questo punto ci serve il terzo giornale, lo lasciamo piegato. Bene, adesso dovreste rinforzare tutti e quattro i lati con altri, tutti e quattro i lati con altri, tutti e quattro, tutti e quattro i lati, e tutti e quattro i lati, i lati, tutti e quattro i lati, tutti e quattro i lati. E poi siamo pronti a capovolgere il nostro lavoro. Guardate un po', abbiamo ottenuto un contenitore come questo. Ma perché questo contenitore diventi un vero e proprio, guardate un po', dobbiamo fargli gli occhi e la bocca. E come facciamo secondo voi? Ragazzi, avete indovinato, con altri un gessetto bianco. Per fare la bocca prendiamo 6 fogli di giornale e li accartocciamo in modo da ottenere una specie di lungo, specie di... Però è un browser in più se vuoi. Bene, bene, bene. Adesso applichiamo del nastro adesivo su... Perfetto. Adesso applichiamo questo rotolo intorno al bordo del nostro perfetto. In questo modo otterremo la... Bene, una volta finito il lavoro con il nastro adesivo, dovesse aver ottenuto qualcosa di simile a questo. E come vedete, il labrone del mostro mangia rifiuti è perfettamente attaccato al suo posto. Adesso però... Sì, sto facendo un cerchio, dobbiamo... non avevi capito. Lati, facciamo attenzione a non coprire l'interno della i lati. Non avrete finito di ricoprire tutto di carta igienica e di colla, dovreste aver ottenuto qualcosa di simile a questo. Beh, però ragazzi, fino a quando il lavoro è ancora... Quando avete finito il vostro lavoro dovreste aver ottenuto... Beh, insomma, adesso avete un bel mostro mangia rifiuti pronto a riempirsi il pancione di cartacce. Oh, Nili, il grande artista, fa proprio questo. Lui prende gli oggetti comuni e li trasforma in una lampada con il paralume arrotondato. L'altro giorno Neil era partito con l'idea di stare guardate un po'. Ma sapete che cosa è successo? A un certo punto il vento ha cominciato a soffiare e soffiava sempre più forte. E allora Neil si è lasciato prendere da uno dei tacchi della grande. State attenti, cercate di capire che cosa sta combinando, ma soprattutto dove usa queste due mollette per stendere i panni. State a guardare. Giusto. No. Non so come vuol dire. Aspetta, Non dovrebbe essere mille occhi.
ordinato le mollette geniale. Adesso voglio farvi vedere una cosa davvero mai vista prima in TV. La mia camera da bambino al buio. Beh, sì, lo so, in effetti non si vede niente. E allora mi viene in mente un'idea. Perché non proviamo ad aprire una porta e lasciare entrare un po' di luce semplicemente con questo. Pagine centrali. Angelo, te compri il gioco, sei gratis, ti arriva la chiusa. Beh, davvero è straordinario. Abbiamo bisogno solo di un cartoncino, un gessetto bianco. E rappresenta una foglia. Immergiamo le mani nel colore. Ah, una sensazione. Ah. E poi, attenzione, facciamo. Ragazzi, purtroppo per oggi gli attacchi d'arte sono finiti. Noi ci rivediamo nella prossima puntata. Vi aspetto, eh. Oh, già. Perché lo scherzo malvagissimo gli hanno fatto quelli delle Iene. Non te lo ricordi? Dormivi quando te lo... Quando te l'ho detto dormivi? Sì. Avevamo Giovanni Mucciaccia? Sì. Ma come? Ti ho tolto le news. Vediamo se c'è. Posso verificare i due passaggi? No. Mettila soltanto semmai sul... Happy Holidays, e vai qui e dici, eccolo, manca qualche regalo. E te, ok, vai sui giochi e ti trovi Starlink. Bello Starlink Trials e Anna. Questo l'hai giocato te, Trials? No, l'ha, l'ha scritto Aurelio l'altro giorno. Ah, lui, ok. Ora la sicurezza della no, non ti posso spiegare. Giochi gratuiti, ce ne sono altri qui sotto. Non li mettono. Che sono sempre gratuiti. Qualcuno è demo, tipo questo è demo. Trial version. Quando c'è scritto trial vuol dire che è una prova. Questo qui è fino a un tot livello. Trackmania è un finto. È un finto gratis. Perché a un certo punto c'è. Se devi shoppare. Vabbè, però questi sono gratis gratis. Starlink era quello su Switch, che sì, costava un botto. Eh, quello lì mi è sempre potuto prendere, però ho detto cazzo. Costava un botto davvero. Siamo il benvenuto Ubisoft. Questo si riavvia. Dovrebbe aver finito. No, aspetta. 10.99. Non ha senso il numero. Era 20. Cosa? Il numero dell'aggiornamento doveva essere 20.09. Invece mi sembra che fosse scritto 10. Lo possiamo vedere ora? No. Poi la perché il primo numero è l'anno. Quindi 20 dovrebbe essere. 09 è il mese. Okay. 10.99 nel senso. Perché l'anno 10. Il mese 90. Comunque. Vabbè, qui gli darà una mano. Mettiamo il pannellino. Sì, sì. No, nel senso, per un PC iniziale ce l'ho da un sacco di anni, penso va bene. Sì. Ah, non ho fatto il benchmark. Già. Poi vi farò un video in cui toglierò la pellicola. La pellicola in realtà, questa qui andrebbe tolta ora perché sì. Va qui sopra. Allora vediamola. Aspetta, se mai si tocca. Ce l'hai un pannello, un panno per olio. Ah, no, c'ho quello che da. Ah, c'è uno. Sì, ma se la levi puoi non la toccare, amore. No, non tocco. Mi prendi i suoi piedini dentro il cosino. Sì.
sai come si fa? Si fa così. Così? Mm-hmm. Ah, giusto. E poi quando le metti quello su. Così non lo sporchi. E poi lo puoi levare quando vuoi, no? Una volta che ha tutto. Ah, comunque è vecchio. È vetro? Vecchio. Mm. Pensavo fosse tipo plastica, non c'è. Ma se lo tocchi chi con le dita, muore. È l'interno, non devo toccare più. All'interno no, perché sennò poi gli tocca smontarlo per pulirlo. Metti quello in fondo nell'angolo laggiù. Quindi io se voglio pulirlo basta che faccio la ventola dietro, no? Cioè questo qui non lo devo smontare. Sì, sì. Questo lo devo. Ok, quindi lo apro di dietro. Sì. E beh, quella ventola lì, quella che prende più. Quella che prende più. Sì. Prende più il polvere di tutti. E pure quella più dentro. Poi se vuoi. Questo qui si stacca da qui sotto, uh-huh. Fai così, è a scatto, uh-huh. Ok, lo stacchi così. Se vuoi pulire anche le ventole da davanti. Sì, ma non ti preoccupare, cioè. Quello d'Aurelio è molto meglio. Come allora, il processore è un po' più potente, ma non di tantissimo, però un po' più potente. Poi la scheda video è veramente qualcosa di. Però ci ho speso 550 euro. Anche te. Sì, anche la stessa, con quale? La 3070. Però non arriva. Ma lui è già arrivato. No, ah. Arriva qui. L'ho comprata okay. Io, gli ho anticipato io i soldi. Mm. Fammi vedere. È 500. E poi. Puoi vedere quale ultimo aggiornamento ha fatto il computer ora che sei acceso? Sì. Così ti togli quel dubbio, no? Ah, 1909, ok, quindi ha senso. Amore, vuoi un fazzoletto? No, mi piace il braccio. Ti piace il braccio? Stai smuccicando? No. Ah, gli faccio il benchmark mentre fa questa cosa. Non hai messo te il coso dell'ovino Kinder, amore? Mm? Me l'ha già buttato. Sì, ok, allora questi li butto. A meno che non sono nano, li vuoi te questi usini? No, quelli io tengo quelli vuoti qua. Quelli grandi, anche io ce li ho alcuni. Lo so, Livia, abbiamo la mania di tenere cose che ti sembrano utili, però... Però poi si rivelano utili. Avranno la loro utilità. Già, ma tante volte è successo. Quelle. Ma tante volte è successo. Sì, ci nascondi la droga. Se... Queste cose qui, utili. Dici, no, l'uovo di Pasqua, invece. Hai visto no, il cosino di vetro l'ho messo lì accanto alla pianta. Ah, sì, lo so. Lì mi ha fatto, ma sembra di plastica! No. Se lo tocchi sembra di plastica, prova a toccarlo. No, sembra di vetro. Noi l'abbiamo visto fare. Okay, vedi. Poi lui cosa faceva? Si vede che è un vetro. Cosa faceva lui? Faceva, stava mezz'ora lì, un'ora, impastare. Due ore a impastare sto vetro, ma lì erano tutti dei plastica qui dentro. Sì, ma no, ma se volevi quello che appena fatto se lo vendeva. Infatti! Ma lui, rapidità di mano, gli diceva, ah sì, e lo scambiava. Ma secondo quelli li compra dal cinese. Da cinese. Quelli che fa invece li tiene lui per sé. No, fa finta, non li sa fare veramente. Hai visto che sta lì a canticchiare? Prende per il culo.
Cioè ora uno che sa fare una cosa così bene, fa, sta lì, sta un'azienda, vai in un'azienda. Dici te lo vendo a te. Ti installo un programmino per poterti configurare questo e questo tasto. Ah, per i giochi. Ma quel tasto qui a che servirà? Lo so, per i DPI di solito. Di solito, però può darsi no. Comunque non so se ti ci troverai bene, Non lo so, vabbè, a cambiare modo sono sempre te. Sì, sì, sempre te. Anche a rimandarlo indietro. Ma mouse fissa. L'hai preso da Amazon il mouse? Tutto da Amazon. Allora, entro quanto? Il 31 gennaio. Dopo rimando indietro. E ti ridanno i soldi. Cos'è? Sta facendo il benchmark. Io non soffro di tunnel carpale, però per esempio una volta mi era venuto... Avevo quel nervo lì, mi faceva male qui al braccio, non so se... Dove? Mi è stato tipo parecchi mesi, da qua dietro fino a qua. Ah, però... anche tutto? Sì, tutto, nervo. Il tunnel carpale viene qua. Qui il tunnel carpale, se ti vieni, non è che senti qua, non senti più la sensibilità sulle dita. Senti tutto formicolare, se batti qui senti che ti formicolano tutte le punte delle dita. Noi tu nel carpale mi è venuto a cucire gente, cioè non a giocare. Tu nel carpale. Lo scarico, vediamo quanto ci mette a scaricarlo. Tu nel carpale sono. Nel carpale test. No, cosa? Starlinks, che se ci vuoi giocare. Sì. Stasera giocherò a Starlinks. E quindi non ho capito, volevi comprare lo schermo a Buzz? A me? A se stessa. Ah, ok. No, allora perché la televisione io ci voglio lasciare attaccata. Allora. Sì. Mi scoccia tutte le volte, capito? Vabbè, ma ce ne puoi anche attaccare due, Di cosa? Alla TV, quanti attacchi ha? Un attacco solo? No, forse ne ha di più, però... Noi per esempio ci abbiamo... A caso, se voglio streamare comunque un altro schermo mi fa comodo, no? Certo, no, quello sì. E poi quello lì sì, è una TV, cioè uno schermo un po' meglio. E lo prenderò, tanto ho preso tutto, lo prendo anche quello e boh. Allora. E non volevi che lo sentisse Buzz? Che ha detto, ma puoi usare questo come schermo? Mi fa l'altro, ho ordinato tutto, mi manca lo schermo. Puoi usare quello per schermo? Ah, è vero, hai ragione, No, perché se l'ha pensato. Comunque. Ma alla fine che poi sei arrivata la cassa integrazione? Sì. Oh, alleluia, meno male. Sì, l'ho finita di arrivare, la cassa integrazione è finita. Sì, è finita di arrivare. Sì, meno male. Diciamo, te sei abbastanza vicino a Gambot. Cos'è? Sì. È il livello che usa lui per classificare i computer. E sei fra Yacht e Gambot. E quindi il primo è Nuclear Submarine. UFO. Quello peggio? Quello peggio è un tronco di... di albero. Quindi sono yacht. Sì, poi c'è questo. Io prima c'avevo surfboard. Ma come? Prima di questo? Prima di questo. Ma davvero, Olivia? E con... Perché era tanto che non... Aspetta, ti faccio vedere questo qui. Me lo salvo. Ctrl C. Me lo mando su Discord. Da Marianelli ti hanno detto qualcosa? Intanto ho detto niente. No, come fa? Cioè anche la mia collega che lei è a tempo indeterminato ancora non l'hanno rifatto andare. Prima comunque c'è lei, cioè io, ma il contratto comunque mi è scaduto, lei ancora c'è, quindi è ancora... Sì, però sai, quello alla fine dipende da cosa hanno bisogno loro, perché se hanno bisogno di più persone dietro in pasticceria e meno persone... Sì, lei sarebbe più barista. Capito. Cioè quello però, dipende. Però per ora siccome fanno da sport e basta. Ma anche Federica aveva detto che loro fanno. Prima facevano un gioco.